No, prima non c'eri, Compa! hanno annunciato che hanno aperto il buffet e hanno Ehi, trovato me sul comà! tavolo. Ehi, Vespero! Ciao a tutti, Sei amori. ancora vivo, incredibile! Ciao, compa! Ciao, Reddino. Ok, Ciao. allora, sì, Ciao, Corbuso! confermato il Citizen Con, la presentazione non inizierà più alle 9, ma inizierà alle 9 e mezza. Vabbè, l'avevamo Perché? detto prima che Cagata! tardava. Sì, perché Sì, c'è ma questa è una stato cagata da un record che deve fare, comunque. ritorno. Beh, sì, oddio! Ma tu l'hai Non visto che... quant'è? Cosa? Quanto è cosa? Quant'è coso, Ben? Io l'ho visto di persona, quanto è bello. Ringrazia che non t'ha magnato. Infatti... Messi a fianco sembrava la tua custodia. Beh, mica il mio Cioè, appartamento sembrava, è cazzo. Tu lo sai che i veramente CIG non licenziano nessuno, vero? grosso. Vengono mangiati. Sì, ma i cosi sì. È il motivo per cui non possono uscire le critiche o testimonianze da parte di ex dipendenti, perché No, se li sta mangiano uscendo una tutti. critica. In questo momento Ben sta facendo uscire una critica. Ecco perché perde Stavo tempo. cenando io, Vespero, grazie. Anche tu. A quest'ora. E cosa ti volevo dire? Paolo, siamo già ripartiti con l'ultimo taglio, quindi in teoria da qua in poi siamo... Sì, da qui in poi. Vabbè, allora rinnovo per chi si sia collegato da poco. Questo è lo stream di Star Citizen Italia per il Citizen Con 2015 che si terrà a Manchester, che era quella risata. Che si terrà a Manchester. Noi siamo online dalle 8, abbiamo fatto il pre-Citizen, abbiamo chiacchierato, parlato, discusso di Star Citizen, dell'Escapist, dell'Eric Parlato, Smart, spoilerato. spoilerato di quello che potrebbe uscire stasera. E attualmente siamo in attesa che inizi il Citizen Con 2015, quindi inizi la seconda parte dello streaming in cui guarderemo dal vivo la presentazione di Chris Roberts a Manchester e la commenteremo in italiano per tutti coloro che non parlano o non capiscono bene O non l'inglese. mangiano gli inglesi. Esattamente. La presentazione doveva iniziare alle 9, è stata ritardata di 30 minuti perché pare che si sia sentito male Ben. Quindi non più alle 9, ma alle 9:30. Dobbiamo aspettare questa mezz'oretta in più, che spiega anche perché non sono ancora partiti col countdown. Sempre ammesso che lo vedremo. Secondo me fa merenda. Adesso stanno cercando di tirargli fuori Chris Roberts Allo dallo stomaco. stomaco. Oh, Non ce la va si fa. bene. Toccherà aspettare un altro pochino, ma non è questo il problema, tanto. No, sai Hai cosa? Sarà aggiornato la pagina di l'emozione. Facebook? La pagina di Facebook l'ho aggiornata prima. Per dire di ritardo, dico. No, quella no. Se qualcuno lo può fare. Aspetta, ma lo faccio io, no? Che sto dicendo? Scusate. Sì, sta la scheda presentazione del Gamescom. E quindi, che tra l'altro in realtà avevano detto che lo aprivamo poi in VLC. Quindi il taglio in realtà lo possiamo fare anche dopo. Va bene, no, quello vuole il limite, Sto ci torniamo sopra provando qualcosa a a mano. contattare Taco che è lì, ma non mi sta rispondendo. A meno che Ben Ma non si sia mangiato Taco, e no, ho quindi capito, si è mangiato non lo Taco. so. Madonna Col santa. nome. Perché non Avrà detto il risponde? nome, va Taco, ha bene. pensato che Allora, era qualcosa di messicano. è un casino, sì. continuiamo, continuiamo a chiacchierare allora di Star Citizen. Può cambiare argomento rispetto ai Tanto. servizi che fa Coso, Ciccio Coso in bagno, per favore. Che... Parliamo di qualcosa di un attimo più. Dobbiamo crescere un po' perché noi Allora. abbiamo 29 persone sul nostro canale Twitch, Star Eccomi. Citizen ha 2.147.720. Vabbè. Stiamo a Ah, no, parlare quelli, di quelli cose sono quelli che hanno visitato la pagina, dai, leggermente diciamo. differenti, E poi però. apro 6 sessioni di Twitch sul canale, ma mi sembra un po', sai. No, Ma mi ma sa cosa che ne ho tre aperti. pubblica. Cambia poco. Parliamo I 2 milioni non li di. facciamo. Allora, hanno fatto nuovamente una domanda sulla localizzazione. La localizzazione in italiano ci sarà non all'uscita però, e per localizzazione intendo la traduzione dei testi e dei sottotitoli. Non ci sarà all'uscita, ci sarà dopo l'uscita di Star Citizen. Prima uscirà in tedesco, in francese e probabilmente anche in spagnolo e russo.
L'italiano sarà una delle seconde lingue ad essere implementate. Il doppiaggio italiano invece attualmente non si sa niente. Forse ci sarà, ma non è nei programmi, ci penseranno più avanti. Questa è la situazione sul dubito coso, che ci sarà con la localizzazione. Va, guarda. Ma è totalmente inutile, dai. Cioè, no, io ho fatto la richiesta di fare il doppiatore, però non mi hanno risposto. No, per favore, no. Chissà perché, no. Ti prego, no, giocare a Star Citizen sentire la tua voce. Tu ti immagini giocare a Star Citizen e prendere l'Avenger con il sì, computer in modo che c'ha la mia voce? Va bene, facciamo una cosa. Aspetta, facciamo una cosa. Provino per avvio computer di bordo di Ale. Vai, facci il computer di bordo della nave, Aurora, di quello che vuoi, e devi fare la voce dell'avvio. Dai. 3, non mi... Che 2. Cosa dice? Aspetta, non mi ricordo il testo. Allora. Di non so, vabbè, accendi la nave. Non so, ciao, benvenuto a bordo. Quello fai la versione un po' più gaia. Ciao, benvenuto a bordo. Se una trasmissione. No, in genere quando parte la nave fa proprio così, che ti fa Anvil Aerospace, welcome to... No, initiating, una cosa del genere fa. Aegis vogliamo... Dynamic. Dai, su, fai un po' la voce sexy. Accendi tutti i motori. Okay. Niente. Io ho già fatto l'auto distruzione così. Sì che ti no, lascia stare, no, dai, che mi scoccio. Spagnolo è... Sì, decisamente sì. No, stanno commentando che lo spagnolo è molto più parlato dell'italiano. Beh, se per questo anche una comunità di videogiocatori è più grande. Diciamo di quanto è stato finanziato il gioco per ogni relativo paese. Un po' fa Sandy fece vedere una tabella in cui ogni paese aveva versato un tot di soldi per il finanziamento del progetto di Star Citizen, e l'Italia sicuramente non era uno dei primi, questo è ovvio. Quindi proprio un problema fatto... di ha fatto sì, possibile però noi, ricordiamo cose che se... Noi è la scienza, insomma, il futuro. Mi pare che il nostro fosse stato un gioco ambientale. Non ricordo 700. Bene le cifre, però comunque non è alto. E secondo la Spagna, la Germania, la Francia ha dato più soldi, è stata la Sicilia da sola consuma Corian. Sì, esatto. Tra i Turner e Mac dovrebbero alzare la media. Già. E poi vabbè c'è Ottaviano che però è fuori, conta come Irlanda, quindi anche lì pensavo che San Marino ci sono stati più fondi a San Marino che in tutti i Italia. Vabbè, mo. Ti giuro. Ma veramente? No, sta cosa mi va. Vabbè. Vabbè, come non lasciamo interrompiamo questa discussione che sta diventando abbastanza deprimente. No, in realtà volevo un attimo parlare delle prossime grosse novità per l'Arena Commander, che non si sa, in realtà non si sa ancora quando arriveranno, perché col fatto che uscirà, allora, prima abbiamo già ribadito più volte che a fine ottobre, inizio novembre, stando a Chris Roberts, dovrebbe uscire Star Citizen Alpha, ovvero Crusader, ovvero la mappa del grande mondo, cioè quella mappa da milioni di chilometri in cui si potrà per la prima volta provare, diciamo, meglio la sensazione di trovarsi, la sensazione che darà Star Citizen, che sarà una sorta di mini più. Ora, questo Crusader è praticamente la mappa che abbiamo visto al Gamescom, quella in cui si inizia sulla stazione orbitale, che è attorno al gigante gassoso che per l'appunto è Crusader, e su cui si potrà girare, si potranno esplorare varie zone, interagire con i giocatori, acquistare oggetti, fare altro, per poi selezionare la propria navetta e uscire fuori e andare in giro a passo per ok, per c'è il countdown 42 minuti. Ma dai! 42 si è scritto, Ah, no, vabbè. 42. No, ha un senso 42. Sbagliato, cioè, cosa... Aspetta, no, ha un senso 42. Scusa, ma il countdown dove lo vedete? Ha un senso solo 42. Che a Benny è rimasto a zampa ad un tavolo di traverso in gola. No, no, che è confermato. No, che è confermato. Dai, no, raga. È palese. No, aspettiamo. Ragazzi, se diciamo che è confermato e poi non esce niente, vabbè, picchiano te mica noi. Sento quel che sta parlando di me. Ma no, allora, sarà stato un caso. Il canale, lo streaming, il canale è messo sulla pagina di RSI, vero? Perché non sto guardando anche il canale Twitch. Anche io sto RSI, vero? Io sto guardando qui. Allora, guarda, ma la data di uscita, ammazza!
Allora, come abbiamo detto prima, c'erano... Taka? Oh! Oh, ok, non sapevo, scusa. Cioè, sì, no, è... Scusa. Sto cercando di capire... Ok, stava cambiando il... sistema. Okay, e loro mi partono con quello? Metti anche... Lascia pure l'audio della... Più basso, però. Ok. Praticamente abbiamo detto prima che una delle voci che giravano relativamente a questo CitizenCon, vista tutta una serie di cose, è che potrebbero mostrare il trailer di Squadron 42. Il fatto che siano col 42-42 è... potrebbe essere... Fanno come quelli della Valve con Half-Life 3, sai? Fanno piccoli cose, mettono piccoli... Tu lo sai dove hanno trovato... Sai dove hanno trovato dati su Half-Life 3? Dove? In un file di Dota. Ah sì, l'ho letto, sì. HF3TXT? Quindi... Esatto. Potrebbero, ma staremo a vedere se questa cosa è confermata. È veramente, veramente grossa. A parte che, scusate, ma che cos'è questa lona attorno a 42-42? Vabbè, che cosa sarà mai? Vabbè. È la risposta definitiva, no? Che non c'era nell'altro. Non c'era nel... durante il Gamescom, per cui staremo a vedere, dai. Dicevamo, stiamo parlando della mappa del grande mondo, quindi inizialmente ci sarà uscita Crusader, su cui che sarà, abbiamo detto, sostanzialmente la mappa mostrata al Gamescom, che sarà una sorta di clone, anche se non sarà esattamente lo stesso, sarà di Stenton, il sistema di Arcorp, il sistema di Microtech, il sistema di Hearthstone, di Crusader e così via. Sono tutti quanti pianeti posseduti da compagnie, da società. Ok, e inizialmente il sistema multiequipaggio verrà inserito qui. Il che vuol dire che Arena Commander 2.0 non uscirà a breve, come avevano sempre detto. È stato letteralmente sostituito da Star Citizen, da Crusader. Arena Commander 2.0 uscirà soltanto dopo che avranno stabilizzato e consolidato le meccaniche del multiequipaggio. Quindi una data non precisata. Di questo cosa vuol dire? Vuol dire che le prossime novità grosse vere per Arena Commander saranno, e non si sa quando usciranno, il nuovo sistema dei componenti e il nuovo sistema dei danni. Nuovo sistema dei componenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi seguirà più tempo il progetto saprà sicuramente che attualmente, fino a molto tempo fa, erano previsti 12 classi di dimensioni dei componenti. Crescendo le dimensioni, crescono proprio il volume, quindi la dimensione effettiva del componente, e conseguentemente anche le sue capacità, la potenza e via dicendo. Ebbene, questo sistema valeva sia per i componenti che per le armi. Rimane per le armi, ma non rimane per i componenti. Il componente intendo generatori degli scudi, generatori di energia e così via. Al loro posto, per semplificare il tutto, perché realizzare 12 svariati svariati componenti per 12 classi differenti è un lavoro immane, però hanno deciso, piuttosto che fare una cosa del genere, di limitare le dimensioni dei componenti a 4: piccola, media, grande e capital ship, cioè nave ammiraglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che si è ridotto notevolmente il lavoro da fare, è stata ridotta notevolmente la varietà degli equipaggiamenti, però per compensare quest'ultimo elemento hanno deciso di aumentare il numero di componenti presenti su ogni astronave. Ad esempio, 300i. A 300i sappiamo che ha un motore di dimensione S2-S3, un generatore di energia, scusate, dimensione S2-S3, non ricordo bene adesso, non sarà più così. Ne avrà 3. Quindi 3 motori differenti di dimensione piccola, all'eccezione della variante 350R, che avrà soltanto un motore. Quindi poche classi, più spazi, più slot in cui inserire i componenti, e quindi variarli, personalizzarli. Si potrà decidere di utilizzare motori più performanti, meno performanti, mischiarli ad alta emissione e così via. E questa qua è la grossa novità che vedremo sul sistema dei componenti. E ovviamente richiederà anche un redesign di parecchie navi, ad esempio la 300i dovrà, che è su cui attualmente comunque stanno facendo una revisione, dovrà tornare, diciamo, in lavorazione per trovare il modo di inserire questi altri componenti aggiuntivi nella nave.
Sistema dei danni invece, il sistema dei danni ormai va avanti, ce lo stanno sviluppando da parecchio tempo. Cosa consiste? Piuttosto che avere dei danni causati... Partito il countdown. Partito il countdown? Sì. Però guarda, sì, 42 e 30, quindi 40, 42 minuti da adesso? Sì. Ma vabbè, vuol dire fra 10 meno 10 in pratica? Sì. Oh mio Dio. Non trovavano la carta igienica per diamo me. Diamo il benvenuto anche non a... Non ne trovavano abbastanza. A Macmillan, a Daniele che è entrato. Benvenuto, ciao, Daniele. Ragazzi. Benvenuto. Ciao, Daniele. Ciao, benvenuto. Mazza, siamo tanti stasera, eh? Un po' di gente, di gente. Per non no, tranquillo, tranquillo. Se devo andare a fare eccetera eccetera, falle. Questo vale pure per chi ci sta seguendo su Twitch. Sì, i 30 minuti erano stati già annunciati in realtà, hanno detto che avrebbero iniziato invece che alle 9 alle 9 e mezza. Però così sono altri. Sono altri 20 minuti. Un po' minuti, meno. Sì. Sono altri 20 minuti. Altri 20 minuti in più. Beh, ma più o meno speak, sempre così. Il server è questo. Se volete entrare, venite a farci compagnia. Qui è aperto a tutti quanti. Questo qui lo sto scrivendo sulla chat di Twitch, ts.starcitizenitalia.com. Dicevamo, sistema dei danni, è in lavorazione da parecchio tempo. Cosa vuol dire sistema dei danni? Vuol dire che piuttosto che attribuire un valore arbitrario alle armi, per esempio il cannone X fa tot danni, il cannone Y fa X danni, hanno deciso di modellare tutti i danni basandoci su leggi fisiche, ovvero il danno causato da un proiettile balistico dipenderà da velocità, massa e anche punto d'impatto a seconda della corazzatura presente, deflessione nell'angolo, quindi l'angolo d'impatto e così via. Cioè tutti i danni saranno gestiti da leggi fisiche, il che vuol dire che permetterà anche di implementare tutta un'altra serie di variabili. Hanno detto di recente hanno detto che a breve metteranno anche la penetrabilità dello scafo, cioè i proiettili in caso di basso scudo, basso corazzatura potranno penetrare lo scafo e andare a danneggiare direttamente i componenti. Tutto questo per avere un sistema un pochino più variabile, un pochino meno. Benvenuto a tra un'altra persona. È Di Piero Francesco. Di Piero, ciao Francesco, benvenuto. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Tutto questo per introdurre un po' più di variabilità nel sistema. Perché? Perché associato ai punti di impatto, ai danni, eccetera, eccetera, verrà anche implementato un sistema procedurale. Ma io vedo che qualcosa è partito in realtà. Sì, ho visto anch'io, sì, è partito il countdown fallato però. È vero anche che il countdown è partito è 50 minuti adesso, in pratica è aumentato alle 10. Oh, mi parla Ryanair. Stanno facendo vedere la sala. Sì, ma è aumentato a 50 minuti adesso il countdown. Eh? Sembra un volo Ryanair. Scusa, a 3 ore ti danno il buono pasto? Mamma mia. Ma il buono pasto no, perché ovviamente con Ben in giro, figurati. Ah, hanno anche, a quanto pare sono usciti anche i post-it. La immagine là è la Idris. Quella che vi è al centro, ad Maros. Ok, grazie. Bello il poster. Sì. Sì, il primo countdown della storia che fa al contrario, verissimo. È la storia di Star Citizen. Che è la storia di Star Citizen. Ha detto così, cosa. Cioè, almeno sono coerenti, no? No. Ah, quello è sicuro. Sì, decisamente. Dicevo, ci sarà anche associato un sistema di generazione procedurale che quindi varierà leggermente i colpi a base di gli effetti dei colpi a base di come avverranno gli impatti e così via. Tutto questo è oltre ovviamente a causare le varianti estetiche legate agli shader che ammaccheranno la nave, causeranno i buchi nello scafo e così via. Le ultimissime informazione, Shaka, potresti un attimo abbassare leggermente la musica del streaming, che dicono che è alta? Grazie. No, mi sa che ho sbagliato, non è la IT, scusa Paolo se ti ho interrotto, perché no, l'immagine tu intendevi la nave più piccola, quella è quella al centro scritta. Dello schermo, dalle variabili non lo so, somiglierebbe tanto a una F8, però non sono sicuro.
guarda, allora, qui c'è una nave nuova, hanno sbagliato? È una nave nuova, perché non la ricordo. No, quella sopra è la Pegasus. No, quella sopra la cupola, più in evidenza, in primo piano. Va verso sinistra, all'altezza della scritta Manchester F. Shaka. Diciamo che la punta della... Shaka! Mi ricorda qualcosa! Shaka, ti ricorda qualcosa? Mi ricorda qualcosa! Ti ricorda qualcosa, starai, Shaka? Sì, mi ricorda decisamente qualcosa. Ok, allora ragazzi, vergognoso. Tag price 150-170 dollari, probabile. Probabile questo. Bella, non è sicuro, bella, ma è probabile. Quindi qui non... Allora, non so se state guardando, questo è il poster di Manchester che è uscito da poco e che qualcuno aveva linkato prima sul coso di Star City, sul Planet DC, ve lo rilinco. Potete vedere al centro, questa è la nave che uscirà, che è, ve lo dico, ve lo diciamo in anteprima, sperando che qualcuno poi non mi venga a uccidere. Questa è una variante della Vanguard. Questa è una variante della Vanguard che è stata scartata durante il processo produttivo perché non riuscivano a trovare un ruolo e l'hanno rimodellata. Infatti, come potete vedere, la livrea è simile per tanti versi alla Vanguard ed ha lo stesso modello ad area. Ad area ad alla variabile, scusate. Ma è un caccia pesante? Guarda. Allora, dalle informazioni... Vabbè, dai, ormai lo possiamo dire. No? Dici no? Sì, vabbè, ormai, sicuro. Guarda, io sono stato... Cos'è stato? Inizio mese, sì, metà mese di settembre, praticamente a visitare gli studi di Santa Monica. E mi hanno fatto vedere una nave... dicendomi che era una nave che nessuno aveva ancora mai visto prima. Ok. No, va bene. E noi mi hanno detto appunto che sarebbe... Cosa ti hanno chiesto in cambio, scusa? Eh? Cosa ti hanno chiesto in cambio? La moglie. Hanno resettato il timer a 29. Sì. Hanno resettato il timer a 29, buono. No, io sono a 5, 29, ok. E mi avevano detto appunto che come funzione sarebbe stato un caccia pesante, una via di mezzo tra una Gladius e appunto la Vanguard, quindi come ruolo un caccia pesante. Buono, questo buono. È quello che mi hanno detto generico, poi vabbè. C'era questo è pure quello che io stavo aspettando, portafoglio mio piangerei parecchio stasera. Mm-hmm. Eh sì. Allora, forse, vediamo. Allora, poi io quello sto guardando in realtà lo sfondo. Sto guardando il fatto che, stranamente, qui è tanto, tanto pieno di Catlas. Guardate il cielo sopra Manchester. Ci stanno due navi. Ci sono Avenger, Catlas. Ci sono Avenger e Catlas, che sono le navi che mancano solo Avenger e Catlas. Da più tempo. No, e c'è una Caterpillar a sinistra. Sì. No, sembra atterrata. Poi c'è una Idris in alto. No, quella non è una Idris, quella è una Pegasus probabilmente. No, quella dietro. No, è la Idris, quella è la Idris, quella grossa. È già iniziato? No. Non ancora. No, ciao Sharon, benvenuto. No, stanno in ritardo. Ciao Sharon. Fanno vedere ogni tanto qualche prova tecnica del video dal palco. Dov'è la Idris? Scusate, io non la vedo. Quella sopra al palazzo. Quella è la welcome. Quella è una Pegasus. No, Idris. Non ti confondere, Paolo. Ne hai troppo di navi in testa. Sì. Poi sicuro, al centro del centro. Proprio quella che ho visto. E lei è bella, eh? Era curioso, bella. Curioso come sia tutto quanto molto sgranato, se ingrandisci, tranne quella lì. Ma... è stata inserita proprio come centro, proprio per mettere in risalto quella. Io, cioè nel senso... Questo tra l'altro forse è un concept, un coso, io proprio ho visto il modello, cioè c'è già il modello, capito? Quanto ti è costato mettere questo dietro? L'ho detto, la moglie, gli era dovuto scegliere la moglie, e lui secondo me non è andato tanto male in questo senso. Ma a me si è bloccato tutto, a voi? Fermo lo streaming. Mo' prendono e partono di botto. Guarda la gente che inizia a bestemmiare, a maledire.
No, arriveranno. A proposito di Idris, ma si sa qualcosa di sta nave? L'abbiamo appena detto, sì. No, è perché forse mi sono distratto io, non... Ripeto, boh. I donati di casa li fa Shaga. Shaga? Che è successo? Che devo fare? Se hanno richiesto informazioni sulla nave, su questa bellissima navetta. No, no, quale? Sulla, sulla lui, Idris. Idris, ah, no, sulla Idris non... Allora, guarda, se effettivamente uscirà il trailer di Squadron 42... Allora, sì. Vuol dire che la nave sarà già a bel punto. Mo vedremo, dai, vedremo. In teoria dovrebbero essere abbastanza a buon punto tutte e allora, due, sia ci sono state Idris che Javelin. Sì, tante critiche che dicevano, ok, ma se stanno così indietro con... Se sta molto equipaggio, ancora non è uscito. Se stanno così indietro con Star Marine, che ancora non è uscito, non possono far uscire... come si chiama? Non possono far uscire Squadron 42. Perché? Perché buona parte dei problemi che stanno riscontrando che stanno riscontrando sono collegati al netcode, sono collegati ai server, sono rimasti dei problemi residui a livello di animazioni, ma non sono tantissimi, quindi staremo a vedere, che sì, è vero che Squadron 42 utilizzerà sistema multi equipaggio, eccetera eccetera, ma non necessiterà del coso, non necessiterà della parte online, di tutto ciò che ha problemi, che riguarda il netcode, non sarà assolutamente interessato da Squadron 42. Quindi, boh, ciao, benvenuto. Quindi ragazzi, staremo veramente veramente a vedere quello che succederà stasera. Più andiamo avanti, più le cose diventano incredibili. Ha ripreso ad andare, si vede qualche immagine. Minchia, di nuovo 50. Ancora 50, ma che palle. Ah no, adesso 24. No, vabbè, adesso 24. Vabbè, adesso si stanno divertendo allora. Chi è che stava trollando? 24 e 20. A me dice 24 e 17. Sì, pure 24 a me 17, sì. Dai, poi recupera il volo un quarto d'ora, come sempre. Ma l'ultima volta a un certo punto, un minuto, 42. 42. Ale, no, effettivamente domande? Hanno fatto vedere uno spezzone Twitch trasmesso prima di quando stava a 50 minuti. Sì. Ah, quindi tu stai parecchio indietro. L'unica domanda te la faccio adesso, che è appena uscita. No, scusa un attimo, no, non è indietro. Prego. Hanno trasmesso a 29 minuti uno spezzone di quando era a 50 e appena parte sì. 50 l'hanno levato e hanno rimesso 23. 29 sì, sì. Quello che è. Scusa, le facce che ci sono là dentro, no? Okay. Dicevo, la domanda, il mercato sarà controllato da NPC come in ED? Aspetta un attimo che sto leggendo un attimo. Ragazzi, mi segnalano che lo stream è calato verso il basso, sopra si vede la banda nera sul nostro canale Twitch. Shaka, ci sei? Sì, ci sono. Scusami. Dimmi, perché sembra finestrato. Il problema è il monitor 4 terzi. Adesso vediamo se mi fate smanettare un attimo con le impostazioni. Ok, però possiamo io risolvere. Lo stream ufficiale lo vedo leggermente sfocato, mentre cioè di bassa qualità, mentre sul nostro lo vedo di qualità perfetta. Infatti anch'io. Sì, esatto. Cioè, lo prendi, lo elabori in tempo reale e lo finisci. Grazie mille. È quello che ha il computer dedicato. Non lo so, io potrei metterlo anche a tutto schermo, ma ci perdiamo in qualità. No, lascia così allora. Non fa niente. Perché allora... ho paura che poi tra l'altro lagghi anche di più a livello proprio di fluidità del video. No, poi... no, lasciamolo così allora. Vorrei... Cioè, adesso mi sembrava abbastanza buona la qualità. Sì, no, scusami, cioè, perché non avevo... ho visto la segnalazione, non avevo capito che intendeva che si vedeva così come si vede ora. Pensavo fosse sceso ancora di più, poi sono andato a vedere ed è ancora come c'eravamo prima. Quindi, per chi ci sta seguendo, è fatto così per questione di qualità e di fluidità. Perché se lo mettiamo full schermo inizia a saltare un po' tutto, quindi non vi preoccupate. Allora, il mercato. La questione è...
90 milioni di 90% popolazione NPC, 10% popolazione costituita da giocatori. Quindi sì, a livello globale il mercato sarà controllato da NPC, non sarà come EVE Online, dove si fanno tutto quanto viene prodotto e realizzato dai giocatori. Tuttavia, i giocatori avranno avranno la possibilità di controllare i nodi economici, quindi di produrre determinati beni, determinate risorse, partendo fin dalla base, cioè fin dall'estrazione mineraria, per poi arrivare al prodotto finito. Quindi i giocatori non gestiranno a livello globale l'economia, la potranno gestire a livello locale, influenzarlo a livello locale, perché sarà dinamico. Che vuol dire? Vuol dire che se qualcuno va a danneggiare una linea di produzione, una linea estrattiva degli NPC, che ne so, va a distruggere una stazione che estrae metalli su una fascia di asteroidi, tutto quanto il resto del sistema, i sistemi vicini li sentiranno, perché che non ci sarà più l'afflusso di risorse, non arriveranno quindi più unità, più strutture. 15 più, minuti. Oh, hanno già tagliato così tanto? E hanno fatto di nuovo una scena, abbiamo aumentato a 50 euro. Non arriveranno più, diciamo, materiali più beni prima, materie primarie, alle catene per produrre le astronavi e così via, e quindi inizieranno la produzione inizierà a rallentare, l'economia inizierà a rallentare. Beh sì, questa cosa è abbastanza dibattuto come approccio. Il fatto è che è vero che il 10% sarà abbastanza, cioè il controllo soltanto di un 10% sarà abbastanza inutile. Gli effetti maggiori saranno a livello locale, come ti ho detto, può influenzare le catene di distribuzione, le catene di produzione e così via. L'idea però è che delimitare, diciamo, l'influenza dei giocatori sull'economia complessiva, per evitare che si riverifichino cose alla EVE Online, perché Star Citizen non vuole essere EVE Online, è fatto apposta, è una cosa volontaria. Potete considerarlo come un contentino, sì, ma è proprio per questo che è stato fatto, per non riprodurre EVE Online, perché Star Citizen non vuole essere EVE Online. Shaga, io ti vedo a qua. Okay, rallenta non può fermarsi, cioè se vi è una mancanza di risorsa, sì, riparte, nel senso che nel momento in cui viene di nuovo minata, di nuovo estratta, certo, torna a essere disponibile, è un incremento temporaneo dei prezzi, a meno che poi i giocatori ovviamente non si impegnino per bloccare in tutti i modi quella catena di rifornimento, cosa che anche questa potrà avere effetti relativi, perché comunque sì, essendo un universo con un potere forte, che è la UE, essendo un universo in cui ci saranno più NPC che AI, essendo un universo controllato dagli sviluppatori, questi potranno a un certo punto dire ok, l'org tizio ha scassato, ha sfasciato in continuazione tutte quante le catene di produzione di ferro, l'UE adesso interviene massicciamente con l'esercito, e a quel punto andare a scontrarsi contro l'esercito è difficile. Staremo a vedere come lo svilupperanno, però sì, non è difficile che si blocchi veramente qualcosa. Sarà 7 minuti. Bisognerà vedere cosa decideranno di sbaglio fare. Sbaglio, saltano spesso. Sì, saltano spesso. Da 12 a 7, insomma, si sono mangiati qualche minuto. Sì, sì. Beh, mangiato. Io vedo che effetto c'ha la purga su Ben. Comunque penso che partiranno verso le 9 e mezza questa volta, più o meno. Sì, probabilmente 35. Staranno recuperando. Comunque i 30 minuti ci sono tutti qua. Ma ragazzi, noi vediamo le cose un po' prima. Leggermente quando la sentite, probabilmente sono passati 10-20 secondi da quando le abbiamo detto. Ma questo è normale, perché stiamo restreamando roba. Abbiamo 13 secondi di ritardo. Sì, il timer si sta accorciando sempre di più. No, quando sì, fai così mi ricordi sono data. 22. Va bene così, ma è normale, perché stiamo facendo uno streaming noi e non è possibile che gli arrivi in tempo reale, cioè, è una questione proprio di fisica. Chi è ritornato, si è riunito a noi, Shaka? No, Mercoria, va bene. Comunque sia, mancano ufficialmente sul sito, riportano 3 minuti, qui ne riportano 6, 5,50 ormai, staremo a vedere cosa succederà. Che è successo?
L'ho visto. C'è il tifo. Stanno, innanzitutto stanno anche floodando l'account Twitter di Eric Kieron Davis, per chi non lo sapesse è uno dei produttori di Star Citizen. Non è Mercurio, 5 minuti e 15 secondi. Partito, è partito. Eh? Partito. Partito. Sì, non è che sia partito, stanno facendo vedere, ragazzi, non fate prendere in colpo alla gente, stanno facendo vedere la solita intro. Adesso l'hanno fatto pure al Citizen, adesso ritorna al countdown, non parte niente. Vabbè, ma tra 5 minuti parte. Però ti è venuto un colpo al cuore, dai. Ciao a tutti, sono Sheiran. Ciao Sheiran. Ciao. Benvenuto. Ecco, allora, ragazzi, lui è un altro membro dello staff di Citizen Italia, è un altro un'altra persona del team dei moderatori, un altro moderatore. Oh, 4 minuti, 4 minuti e 40, Sheiran. Paolo, gli dai tu i permessi, perché io non li posso dare. Perché? Ma secondo me stasera fanno un altro milioncino. Solo uno? Oh, è partito. Anche un po' di più. L'inquadratura del sembrerebbe stand. Partito. Sembrerebbe essere partito. Meno di questo è l'inquadratura. No, non è partito. Stanno vedendo. Avevano scudato. No, ci sta Sandy sul palco. No, io la vedo Sandy sul palco. Ah, ecco. Io so qualche secondo in ritardo. Avevano scudato il palco. Ok, ragazzi, sta iniziando. Ecco, Sandy è sopra il palco. Ecco. Io sto guardando l'altra parte. Qua Shaq è in ritardo. Vabbè, ma è normale. Buonasera a tutti. Benvenuti a tutti quelli che sono qui, a tutti coloro che sono online. Io sono Sandy Gardner, responsabile PR. Allora, ho scritto. Ok, ho scritto una piccola lettera, volevo leggere a tutti quanti voi e Ben e il resto del team hanno insistito perché la leggessi, per cui inizio. Ed è in inglese. Vabbè. Nel 2012 ho iniziato la campagna di crowdfunding di Star Citizen. Ho seguito con tutto il progetto fino ad oggi. Quasi tre giorni, tre anni fa, abbiamo fatto la primissima presentazione per Star Citizen. Dico a tutti quanti gli altri team. Si sta emozionando, in pratica sta dicendo che è il suo primo progetto che abbia mai fatto nel mondo videoludico. Ieri si è riunita con tutto quanto il team ed è stato bellissimo ritrovarsi tutti quanti, è ricco di emozioni, di sorprese, di bellissime emozioni, e vuole ringraziare tutti quanti coloro che hanno seguito questo progetto con lei, sia lo staff che tutti quanti i fan, i beggar e tutte le persone che ha incontrato in questi anni. Mi fa così tanto piacere fare qualcosa che insieme a tutte queste persone e che piace a tutte queste persone. Star Citizen è molto di più di un semplice gioco. È qualcosa che parla allo spirito delle persone, direttamente al loro cuore, ed è per questo motivo che ci sono così tante persone che lo stanno seguendo, che ci stanno mettendo anima e cuore. Alzate la vostra mano se sentite di essere connessi e far parte di questa comunità e di aver condiviso con tutte le altre persone attorno a voi salve emozioni, a tutti. Sentimenti, idea. Ciao, bentornato. Allora, ciao. Mi sono perso un pezzo. Oh, è rimasto il mio nome. Se ridete a riguardo di tutto quello che avete vissuto con gli altri e... E ricordate tutto quello che... Ok, mi sto perdendo le pezzi, scusate. Oh.
siamo un gruppo di tanti, di tantissime persone, siamo seguiti da tantissime beghe. Adesso sta elencando le organizzazioni, il numero di discussioni, il numero di commenti, articoli, interventi sul sito che sono stati fatti fin dal 2013 ad oggi. Comprese le ultime statistiche provenienti dalla community come il Dispace Radars, i Twitch, i streamer e così via. Tutti voi avete reso possibile realizzare questa esperienza e noi siamo felici e col tempo stesso umili di fronte, grazie a tutto quello che voi ci avete permesso di fare, a tutto quello che ci avete offerto. Parlando per me stessa, ho pianto in molte occasioni dopo aver letto e sentito quello che i fan mi hanno detto, del fatto che io e quello che abbiamo fatto hanno cambiato la loro vita. Sono felice e hanno reso tutte le esperienze, tutte quante le brutte esperienze, tutti quanti i sacrifici che abbiamo fatto, qualcosa di... Ok, sì ragazzi, non sto traducendo perché mi sto commuovendo io a guardare lei che si commuove. In pratica ha detto che è estremamente commossa e sta ringraziando tutti quanti per tutto quello che hanno fatto, per le parole che le hanno detto e per ogni lettera, per ogni singola frase che hanno detto a lei e a tutto il resto del team, perché è qualcosa che l'ha emozionato tantissimo, ha reso tutto quanto il lavoro che hanno fatto, tutti i loro sacrifici, tutti gli insulti che si sono presi degni di valore. Sono qui grazie a loro e per loro. Scusate, non riuscivo a trovare perché mi stavo emozionando anche io. Sto ringraziando i fan. Questa ragazza dovrebbe essere di Operation Pitchfork, penso. È customer service britannico, lei è una dei due del customer service. Ah, è una delle figure del customer service, non è la ragazza di Operation PK. Quindi adesso le stanno facendo una delle sorprese che avevano in serbo per Sandy per oggi. Beh, ovviamente sta ringraziando. Non gli piacciono i fiori. Sì. Ha detto che la moglie di Chris, che non è un segreto. Sì. Non è più un segreto, sì. Non è più un segreto, che ha deciso di aiutarlo perché vuole essere assieme a lui in questa esperienza, sì, in questo... dargli una mano e affiancarlo in tutto questo. Adesso ovviamente ha presentato l'uomo, Chris Roberts, vediamo cosa ci dirà. Ti abbracciano. Per un attimo hanno ripulito parecchie critiche da parte dell'esca, vista? Infatti. Cavolacci. Notare che gli schermi sono tutti Asus. Sì. Benvenuti al CitizenCon. Meglio che sia quella detta terzo... Sì, questo è il terzo anno alla fine della campagna, ed è meraviglioso essere qui, avere una comunità così fantastica, un team così meraviglioso, ed è sia quelli che sono qui che quelli che sono tutti gli altri uffici nel mondo. Quindi per questo motivo hanno deciso di iniziare la presentazione con un'introspezione di tutto quello che è successo negli anni dal 2013 a oggi, e quindi adesso lascerò parlare per lui la presentazione. Ripercorrere tutte quante le tappe dello sviluppo del Star Citizen, ragazzi. Qui andiamo avanti. Più spero che c'hai una mentina o qualcosa, perché bevi un po' d'acqua. No, più arrivano impressioni positive. E vabbè, io sto guardando l'altro Twitch, quindi questa è la Bengal di cui parlavamo prima. Però la musica di Top Gun non riesco a vedere niente, prego. Sì, no, ma tanto questi stanno ripercorrendo tutte le fasi. Adesso è l'annuncio del GDC in cui hanno mostrato per la prima volta
Star Citizen. Dai, quando erano gioco fatti PC, 6 milioni. E così che via. Bello. Ma sono ingrassati tutti. Questo qua, mamma mia, questo qua è la fine del crowdfunding che ha terminato il 13 novembre. Faranno un evento, o il 16, faranno un evento apposita. Quindi appositamente il prossimo mese. Va bene, la creazione dello 20, notate il numero degli staff, 20 persone. A febbraio 2013, quando sono entrati nei primi studi, hanno messo sui primi studi di Austin, c'erano soltanto 20 persone. Questo in termini relativamente a quanto avevamo detto prima, a giugno 2013 c'erano ancora 32 persone. Questo per ricollegarci a quello che avevamo detto in precedenza su Derek Smart, che voleva, che diceva, gli escapist che dicevano che i soldi erano quasi finiti, che non spendevano 3 milioni di dollari, sì, li spendono adesso. A giugno 2013 lo staff era ancora piccolissimo e ancora stavano mettendo su gli studi, 40 persone a agosto 2013, quando hanno rilasciato il modulo Hangar. Mi ricordo la presentazione, ci furono un paio di problemi per chi se lo ricorda. Questo è il Gamescom 2013. Ricordate il lancio del sito nuovo, era collassato completamente. Ottobre 2013, 52 persone dello staff. Ottobre 2013, 52 persone. Quindi, diciamo, i costi finora sono stati parecchio contenuti. Questo qua è il Foundry 41. Inoltre, in un anno hanno iniziato a lavorare alle varie cose. Ma questo vuol dire che tutti i vari studi, tutto lo sviluppo contemporaneo, tutto il lavoro che è iniziato soltanto da... dopo, non subito dal 2012, quando hanno fatto la campagna. Vedi, già dicembre 2013 erano 60, quindi quando siamo due parlano, anni. Quando dicono ok, ma... comunque erano parecchio avanti, nonostante lui. Hanno fatto 60 a dicembre 2013. Io adesso ho perso un attimo lo Steam, ok. E qui ancora esistono soltanto Foundry 42 e Austin, oltre a Los Angeles, sì, ovviamente. Sì, sì. Quindi... ovviamente il Next Great Starship, in cui aveva partecipato anche il team italiano i Tridingo, capitanato dal nostro Alex Novello, che purtroppo non è stato escluso alla finale per una questione di tempismo, anche se Alex dice che in realtà avevano mandato per tempo il progetto, ma era stato scartato. Adesso stanno mostrando un po' tutti quanti, diciamo, gli show che hanno fatto, gli eventi che hanno fatto per la comunità, Around the Verse, Time for the Chairman, su tutti quanti show in cui parlano ai citizen, per i citizen, con i citizen, e discutono, portano nuove notizie sullo sviluppo del gioco, che punto stanno. Il mitico disco Land, poi l'orrore e l'esperienza. Febbraio 2014, 93 persone. E pratica... quindi soltanto nel 2014 hanno avviato Foundry 42, ok, io non me lo ricordavo sinceramente. Ragazzi. Ragazzi. Potreste fare un resoconto più fedele possibile della manifestazione, perché io ho il problema che proprio non me lo vuole caricare Twitch. Ma non riesce a fare la traduzione in tempo reale e la descrizione. È impossibile. Vabbè, alla fine anche se me la fate con 10 secondi di ritardo. Vabbè, adesso stanno mostrando tutto quello che è successo dal 2013 a oggi. Noi stiamo vedendo il giugno, dove hanno fatto vedere l'annuncio di Star Citizen, il termine della campagna, la creazione di tutti quanti i vari uffici e come col passare del tempo si è aumentato lo staff. Hanno fatto vedere Pietre Miliari, il rilascio del modulo Hangar nell'agosto 2013, il rilascio di Arena Commander nel giugno 2014 e adesso siamo a luglio-agosto 2014 e lo staff è ancora di 153 persone. Quest'anno, perché ogni volta 156 a questo ottobre, cioè stanno ripercorrendo tutti quanti i vari step e stanno mostrando come si è evoluto, come è evoluto man mano il team, come si è ingrandito e così via. Febbraio 2015 avevano ancora 205 persone ed è quando hanno aperto gli uffici di Francoforte. Adesso stanno facendo vedere gli uffici di Francoforte. Quindi questo vuol dire che sì, CIG adesso macina probabilmente 3 milioni di dollari al mese, ma a questi livelli sono arrivati soltanto verso la fine del 2014. Cioè, e neppure a quei livelli. Beh, è una gestione saggia del denaro se è fatta così. Sì, sì.
come al solito è facile ricordarsi è difficile ricordarsi di tutto quanto il processo, le cose che sono cambiate. Adesso stanno facendo vedere lo spezzone, un video l'hanno già fatto vedere nel coso, nella lettera del presidente praticamente di aprile 2015 in cui facevano vedere le parti delle immagini, gli scatti presi dalle riprese, delle riprese di per squadra 4 delle performance capture. Adesso stanno facendo vedere invece il rilascio del modulo sociale. Adesso il counter dello staff è arrivato a 260 persone. Arena Commander 2.0. Arena questa è Crusader, questa non è Arena Commander 2.0. Questa è Crusader, il Gamescon, è la mappa del grande mondo, è quello su cui in teoria dovremmo giocare. Questo è il motore quantistico, è quello in cui in teoria dovremmo giocare a partire da fine ottobre, inizio novembre, se tutto va come si deve. 260, che ho letto? 260 staff, cioè adesso. Quindi fino a qualche mese fa stavano ancora a 200. Ok, è finita la presentazione di riepilogo e ritorno a Chris Roberts, che torna a parlare. Allora, oggi abbiamo quasi 9 milioni e rotti, 9 milioni e 9 Star Citizen, con 270 persone che fanno parte nello staff, ed è cresciuto progressivamente da circa 8 dicembre 2012 fino alle 200, fino a 139 del giugno, fino al 260 di adesso, quindi è stata una crescita graduale, progressiva, che ha seguito l'intento di sviluppare e continuare a sviluppare sempre più velocemente il gioco, tutto quello che c'è da fare. Oggi, ok, attualmente quindi ci sono più persone che stanno lavorando al progetto di quanto ce ne stavano in passato, e questo per fare tutto quello che dobbiamo fare e per fornirvi mettere le vostre mani in tutto quello che vi abbiamo promesso, perché siamo qui grazie a voi. Ok, adesso vi faremo vedere delle altre dei video che sono parecchio diversi da quello che abbiamo fatto dei mesi fa, perché faranno vedere tutti i cambiamenti che abbiamo apportato, come progressi che abbiamo fatto, e qui ci stanno una decina di persone dello staff che giocheranno live. Ok, quindi non avremmo mai potuto fare tutto quello che abbiamo fatto senza tutte le persone che abbiamo, senza tutto lo staff che abbiamo messo insieme e ripartito nei vari uffici. E vi assicuro che sono delle persone che sono molto dedicate al loro lavoro. Questi che sono qui ne sono un esempio, sono persone che sono state a lavorare fino a tardi di notte. Ok, non ho fatto una battuta su 24 ore, ma la sono persa perché mi è arrivato un messaggio, scusate. Ok, questi ragazzi qui, il partito, hanno lavorato per 24 ore, quasi 24 ore senza sosta, anche se non è una cosa bene, ma quando succede bisogna, diciamo, dirlo, perché è importante. Facciamo per voi. C'è una sola persona di questo team che non è orgoglioso di quello del team, non è orgoglioso di quello che hanno fatto, e io stesso sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto, perché senza di loro, senza la loro passione alla direzione, non avremmo mai potuto fare tutto questo, tutto quello che abbiamo voluto realizzare dall'universo e tutto quello che stiamo mostrando. Ecco qua. Adesso si è passato a parlare di Star Citizen 1.3, che è la build che passerà sui server di test la prossima settimana, è la 1.3, e adesso mostrerò alcune cose che ci saranno in più. Questa nuova build, ci sono introdotte delle nuove armi nel gioco, delle enormi e grandi, delle grandi armi ballistiche dimensione 4, per maggiore, più emote per modulo sociale Asper, permetterà di fare altre cose, permetteranno inoltre miglioreranno l'ascensore miglioreranno l'ascensore, scusate, dei personaggi.
inseriranno delle buggy funzionali, punti di respawn su Hardcorp funzioneranno, aumenteranno il numero di persone che potranno entrare su Hardcorp con la BV2, la seconda versione multiplayer di R18, quindi non più 25 persone, ma più, e attualmente le cose funzionano abbastanza bene. Poi hanno fatto tutta una serie di hanno migliorato il sistema di illuminazione degli hangar e hanno effettuato applicato una serie di tocchi di rifinitura a minori al build. Le cose più grandi poi ci sarà seguirà 1.3 seguirà 2.0 che sarà Crusader con l'universo consistente l'inizio dell'universo consistente, quindi sarà la prima grande passo per Star Citizen. Tutto quello che da uscire Arena Commander, quindi sta molti equipaggi, eccetera, eccetera, comparirà invece all'interno di Crusader, che è questa grande mappa, che sarà un enorme sistema simile a quello di Stanton. E conterrà, questo modulo conterrà volo spaziale, leva, attività extraveicolari. Ho perso un pezzo. Buonasera. Buonasera. E permetterà, e ci saranno anche comunque all'interno della mappa ci saranno anche gli AI, per cui si potrà giocare sia contro, combattere sia contro gli AI e contro gli NPC, quindi sarà un grosso sandbox, il primo in cui si potrà combattere e giocare. E giusto per darvi un'idea, la giocabilità della mappa che attualmente che utilizzeranno è 1.1-1.2 milioni di chilometri per ci sarà poi l'FPS ovviamente nello Star Citizen 2.0 sociale, missioni, e la mappa attuale sarà la mappa in cui si giocherà avrà dimensioni dell'ordine dei milioni di chilometri, quindi un'area di trilioni, sarebbe miliardi e miliardi di chilometri. Poi sta facendo delle comparazioni con gli altri giochi Skyrim, dicendo che questi qua sono molto, questi altri giochi tipo Skyrim, le mappe sono molto più piccole, mentre le loro saranno, la loro scala sarà molto più grande, perché loro, nella loro mappa ci dovranno essere sistemi solari, stelle, pianeti e così via, quindi sarà necessario ingrandire la dimensione per mettere lo spazio necessario per separare questi elementi, spostarsi fra di loro, avere l'occasione di muoversi e fare incontri, eccetera, eccetera, e non volevano farsi dare un'impressione delle mappe che fossero troppo compresse. Tutte quante in questo modo saranno disponibili, tutte quante le navi, non soltanto quelle più grandi, anche quelle più piccole. Ovviamente poi ci sarà molto equipaggio. E qui è la prossima slide. Cosa troveremo su Crusader? Crusader è uno dei pianeti gassosi del pianeta di Stanton, è una delle case acquistate dalle industrie, e ci sono tre lune attorno a questo pianeta, Shalin, Yela e Daimaran. Ciascuna di attorno a queste lune ci saranno altrettante stazioni spaziali che potranno essere visitate, saranno il punto di inizio della mappa. Ok, nel tempo che finiranno continueranno a portare rifiniture per sistemare la mappa e non dovrebbe mancare molto. Ci sarà poi un avamposto di sicurezza di Ucarea, che sarà l'area designata in cui fare i combattimenti FPS. Poi c'è l'hub della Kovalex Shipping, in cui invece si potranno trovare e comprare oggetti, indizi, data logs e potenzialmente alcune missioni che si potranno fare. Quindi sarà un'area di gioco completa con un po' di tutto, in cui si potrà fare muoversi. Attualmente abbiamo una serie di comunicazioni offline, stanno dicendo, detto qualcosa riguardo a delle comunicazioni offline. Ok, praticamente ha detto che in realtà all'interno dell'area ci saranno degli arredi, degli strutture di comunicazione offline circa 6 che serviranno per coprire
con l'intera legione e qualcosa a che fare con l'attività dei pirati. Saranno... ok, ci sarà una parte dei satelliti di ricerca che ricercheranno, verranno utilizzati per cercare nuovi punti di salto. Ci saranno poi delle piattaforme di servizio da cresta che permetteranno ai giocatori di riarmare e ricaricare le astronavi. Un altro grande cambiamento. Ok, ritornato alla slide di prima invece di andare avanti. Allora, cambieranno. Ok, queste qua adesso sta parlando dei cambiamenti dell'FCS, che è il sistema di gestione di volo, e sta parlando delle modalità di volo, la modalità di decisione che viene utilizzata per movimenti a bassa velocità, per esempio atterraggio, decolazione, atterraggio, decollo, avvicinamento alle stazioni e tutti quei passaggi in cui è necessario avere un'elevata precisione di controllo. C'è poi l'SCCM, che è la modalità di manovra combattimento spaziale, che è quella con cui si gioca attualmente in Arena Commander, e quindi verrà utilizzata per il combattimento e combatti, e avrà delle impostazioni di velocità, manovra e così via, saranno pensate appunto di combattimento. C'è poi il Super Cruise, che è una via di mezzo fra il viaggio Quantum e l'SCM, sarà sicuramente più veloce dell'SCM, avrà una velocità di migliaia di metri al secondo, quindi molto più veloce del coso, della velocità SCM. Però tuttavia la capacità di manovra sarà minore, perché altrimenti ci sarebbero forze G molto più elevate, e poi ci sarà la velocità quantistica, che sarà quella velocità massima, che però richiederà, che riceverà una velocità di circa 0.2 la velocità della luce, però richiederà il consumo di carburante. Non è possibile effettuare virate, eccetera, perché a causa di queste virate ci potrebbero essere problemi, danni alla nave e così via, quindi si può andare soltanto dritti. Dopo questo, adesso mostreranno la demo di Star Citizen Alpha 2.0 live, come hanno fatto l'ultima volta, quindi nuovo Crusader. Ok, adesso mostrano quindi quello che cosa intendevano prima per dire essere tutti quanti, trovarsi tutti quanti insieme e giocare all'interno di questa mappa. Quindi di nuovo mostreranno in pratica la mappa Crusader e quello che abbiamo visto. Ci saranno ben 64 differenti posti in cui si potranno spawnare. Ci saranno quindi tante, quando si entra in partita ci saranno molte parole sostanze differenze, qui ci stanno zone nella zona pianeta, adesso stanno passando nel latero della stazione di Crusader, quindi è un'area in più che non abbiamo visto in precedenza, non era stata mostrata durante il Gamescom 2015. Stiamo vedendo qualcosa in realtà di nuovo, di un contesto vecchio, ma no, adesso stanno scendendo all'altro attraverso. Questa è una nuova tipo di stazione, non è nuova. No, è sempre quella, è sempre Crusader, solo che è il resto però della stazione che non è stata ancora mostrata. Adesso, per esempio, quell'ologramma lì era quello dove tu praticamente iniziavi, arrivavi subito dopo essere uscito dal 2015. No, è un altro questo. No, è un altro. Questo è un altro ancora. Ok, quando spawnate su questa stazione spaziale, allora avrete diverse possibilità di scegliere fra quali astronavi inserire, caricare sul vostro... Oh! Stanno caricando la Constellation! Tramite questo terminale sarà possibile caricare diverse navi, cioè le navi spaziali non sui landing pad, sulle piattaforme atterraggio. E adesso hanno caricato la Constellation. Il sistema... Ci sono 10 differenti piattaforme di atterraggio e su cui verrà posizionata la vostra nave. Vi verrà detto dal sistema e la nave rimarrà lì per tot tempo. Se non sarete, vedete, sulla nave, dopo un po' questa scomparirà, verrà automaticamente rimossa, e quindi scomparirà, dovrete richiedere nuovamente di posizionarla sull'landing pad, che dovrà comunque essere disponibile. La stazione è stata
Ok, la stazione è costruita con 10 landing pad, ma come avrebbe detto nel gioco finale ci saranno molti più landing pad e la stazione sarà costruita su una scala più grande, se non erro. Quindi con più landing pad, forse ho sentito male io. Comunque adesso stanno cercando di raggiungere il landing pad numero 4. Che figata. Che sono divisi, tra l'altro non ho capito se sono divisi in tre sezioni differenti. Sì, è figata. Quindi uno dei giocatori stanno salendo sulla Hornet, mentre gli altri saliranno sulla Constellation. E da qui è possibile è vedere la Constellation nell'altro landing pad 4. Mamma mia, mia, che figata. Ti preoccupare, Paolo, non la fanno decollare. Non la fanno decollare, dici? Ragazzi, comunque, se dite qualcosa non vi sento perché per cercare di tradurre ho il volume della presentazione al massimo, quindi se parlate non vi sento e sento a malapena la mia voce, se no... Ok, stanno salendo sulla Constellation. Ok, stanno salendo sulla Constellation. Tre sono salite. Allora, la Constellation è quasi completa, gli mancano soltanto alcuni pezzi, li hanno quasi finito ed è... il risultato è bellissimo. Cazzo, è bella proprio. Molto più luminosa. Quindi, come abbiamo detto in precedenza, la Constellation è fatta con un altro principale Talietor, è pensata per essere una nave utilizzata dal gruppo, pensata per un alto livello di qualità. Sta decollando. Ah, spettacolo. Ma sei avanti, perché io non so. Mio Dio! Sentite i rumori del decollo. Paolo, Paolo si è impallato. È partita. No, questa non è la co. Questa è una Hornet, io sto su una Hornet. Questa è la Hornet. Questa è la Hornet. Ecco la Constellation che decolla. Ragazzi, io sto più avanti di voi. Questa è la Hornet. È decollata. Che figata. Però il coso sotto mica si alza, non si alza mai. Ok, adesso c'è la Constellation, si sta alzando in volo. Adesso passeranno a guardarlo dall'interno. Però stanno tanto guardando esterno, notate la cosa che si muove. Ma tu sei ancora più avanti dello streaming ufficiale. In verità io sto lì, io sto a fianco a Cristiano, sono il tizio che sta a destra, quindi sta trasmettendo dal vivo e sono là. Ah, ma che cosa bellissima. Ok, quindi abbiamo... Quindi il nostro compito è quello di andare a recuperare e riattivare il sistema di comunicazione che è stato disattivato dai pirati. Eccolo là, bello. Quello è il sistema di... Ammazza, comunque Arcorp uscirà con tanta roba in più rispetto a quanto inizialmente affermato, eh? Cioè Arcorp, scusate, Crusader. La nave è uscita ma si è spenta. È rotta. Sono in prossimità della rete delle comunicazioni. Ma poi vediamo, forse quella degli effetti che si verificano all'uscita dal coso. Dal viaggio quantistico. Ok, hanno rilato ovviamente dei nemici. E sa che questa. Non sapevano se li avrebbero trovati, ma ci sono. E sa che questa è una sorpresa, in senso ironico. Ok, quindi ci saranno, questa è proprio una cosa che succederà in Sassilia 2.0, cioè ci saranno i pirati che spawneranno nei pressi di questi sistemi di comunicazione per disattivarli, sarà il vostro compito di attivarli. Quello che gli ha superati è la nave pirata, adesso stanno aggaggiando con la torretta. Questa è la visuale della torretta, pare. No, questa è la... No, questa è la potere di comando. No, ragazzi, io sto più avanti di voi, eh. Questo come cacchio fai? Io cosa... sono sulla Hornet adesso. Adesso sono passato io, sì. Eccola qua la torretta. Bella la torretta. Ragazzi, sto più avanti di voi. Quindi questi prati in realtà sono AI, non sono persone. No, sono AI. Sempre sono AI, sì. Quindi ci tengo a notare che si tratta di una AI, a ribadire e non di NPC. Boom. Liscio? L'ha preso. Sono spariti. Se ne sono scappati, si sono allontanati. Il counter è la torretta inferiore. Più di 5 milioni. Questa è la... Sì.
è la cosa del quadrante del pilota. Notare come l'elmetto è differente, eh? Ah no, questa è un altro coso. Aspettate. Un'altra torretta guarda. Inferiore. La torretta sotto, sì, la torretta inferiore. Sotto. Notare come è diverso il set della cosa. Il setup dell'elmetto. Quindi questa qua probabilmente sarà un elmetto, un'armatura media. Mio Dio. Mentre che altro mi fanno impressione, tante impressioni i rumori. Soprattutto quelli ambientali. È quello che stavo notando, il suono è fantastico. C'è gente che sta dicendo Soul Wolf 90 milioni. Questo è di nuovo il pilota, questo. Hornet. La Hornet non interessa a nessuno, la Hornet. Eccola. Però la fanno vedere. Ah, però si ferma, aspetta, si avvicina alla stazione. Questo esce dall'abitacolo. Capace. Adesso si ferma, adesso mostrerà un altro. No! Sì! Un altro personalità che verrà mostrato. Riguarderà i caccia. Oh! Figata, i caccia a uno posto. Alla faccia di tutti quello che dicono, no, ma Star Citizen è soltanto un template customizzato, alla faccia vostra. Adesso si sta avvicinando in Eva alla cosa. Guarda com'è piccolo, non si vede neanche. Mio Dio! Ma che cazzo è piccolo? È minuscolo, è enorme sta stazione. Guarda, effettivamente non hanno fatto niente comunque. No, guarda. È entrato dentro e adesso sta riattivando il sistema di comunicazione. Questa qua, ripeto, questo è tutto quanto un gameplay che avverrà all'interno di Star Citizen 2.0, che dovrebbe uscire fra non molto, e che saranno proprio delle missioni girate automaticamente al sistema. Cioè non è una cosa creata per questo evento, è ciò che faremo dentro Crusader. Figata. Minchia la scimmia. Guarda qua, adesso... eccolo qua il pannello. Mio Dio, pure le postazioni. Oh. Vediamo adesso come. Ah, vabbè. Qua è click e riattivi, però. Aspetta, non c'è nessun giochettino strano. Non ce l'ho messo il giochettino. Adesso sto uscendo. Notare il coso. Notare il. La Wii. Io mi sarei già messo l'FPS. Quel movimento in cui ho portato le mani davanti è uno dei sistemi che hanno inserito da poco. È un sistema di previsione degli impatti. Cioè. Quando ti avvicini in attività Eva, ti avvicini troppo a degli ostacoli, metti mani avanti e cerca di pararsi. Perché? Perché... oddio! Guarda la Constellation! Perché comunque sì, andare a sbattere contro... Ah, ha fatto vedere che quegli effetti scenici sono dovuti a dei danni sulla Constellation. Non è... sono cose a caso, sono dei danni durante il combattimento. Dicevo, anche se vi state muovendo in Eva, andare a sbattere contro qualcosa avrà la possibilità di danneggiarvi, se non di uccidervi nel caso di danneggiamento della tuta. Quindi ci sono quegli avvisi che vi avvertono, ok, sta andando a sbattere di là o di qua. Adesso si stanno riallontanando. Questa probabilmente è modalità SCM. La precedente invece era modalità di manovra, quindi modalità di precisione. Ripeto, tutti questi vapori, questi fumi che escono sono dovuti ai danni della Constellation. Adesso sta rientrando in Quantum Drive. E per tornare su Crusader. Pianeta, vai a sbattere. Ragazzi. E questa non è Crusader. Questa non è. Non è la stazione di prima. No, questa è una delle tante stazioni di riparazione, riarmamento, rifornimento, ricarica delle armi che saranno presenti in Star Citizen 2.0. Quindi questa è un'altra stazione, una di quelle detto prima, che serviranno per ripararsi, rifornirsi, riarmarsi, eccetera, eccetera. Sì, adesso sta... Ragazzi, scusate una però... cosa. Hanno rilevato dei cosi, dei buchi, quindi dei nemici. Che è? Qualcuno ha sentito, scusate, una cosa? Qualcuno ha detto... Sì, sono io. Vai. Sono io, Paolo. No, volevo dire, siccome io proprio non riesco a vedere niente, cioè solo i fermi immagine dello streaming. Guarda, puoi vedere proprio loro.
No, ma non gli carica proprio cosa? Non gli carica proprio Twitch. E allora devi aspettare che lo rilascino sul sito, che lasciano i video, ti preoccupare. No, prova con l'applicazione del cellulare. Molto tranquillo che ti. Che adesso come finisce, vedo se ci può, riuppiamo tutta quanta la presentazione su YouTube e te la vedi là se ti serve. Comunque sia. Non si può descrivere, però hanno fatto vedere all'interno di Crusader. Sì, ma che prima non era, sono sostanzioso. Sì, sono saliti sull'astronave, sono saliti, diciamo, sulla Constellation. Voi. Oh, è atterrata malissimo sta Constellation, eh? Ok. Finora droni. Chi droni? No, ragazzi, no. Pure arriva dalla nave. No, no, mi spiace, ma non si può dire a parole, guarda, te li vedi, te li vedi. In pratica l'astronave adesso, la Constellation, questi è stata danneggiata nel combattimento e sono atterrati non su Crusader, ma su un'altra stazione spaziale. Una, cioè non è una stazione, è una stazione di servizio in cui riparano, ricaricano, eccetera, eccetera. Adesso hanno fatto vedere i droni mentre riparavano la nave. Ma questi effetti che ci sono a terra non sono danni. Questi motori che ci sono adesso a terra, no, credo siano i motori. Sono i motori, sì. Ovviamente aria nello spazio. Infatti non è che sia proprio, vabbè. Poi vediamo, se scompaiono dopo erano danni, se non scompaiono, no, ok, erano... Ma non erano danni? Perché non lo fa più. No, credo siano i motori, sì. No, sono i motori. Cioè, quando atterrano ci sono degli effetti particellari. No, io dico il fumo nero, no? Quello grigio. Quello grigio, sì, cioè, quello comunque... nero. Quello era danno. Sì, ma comunque ci stanno... Cioè, i motori si fanno delle... Fanno uscire aria, polveri, quando atterrano, anche se stanno nello spazio. Adesso... Oh, adesso si stanno spostando in quella stazione di sicurezza di cui hanno parlato prima, in cui non si combatte con le astronavi, ma è una zona dedicata all'FPS. Oh, è la zona dedicata all'FPS, ovviamente all'interno di Star Citizen 2.0. Ovviamente non sarà così in Star Citizen, ci sarà, l'FPS potrà essere fatto ovunque ci sia modo, anche nelle zone controllate, con la differenza che lì un po' ti spara. Però per il momento limiteranno quella cosa così, per test. Ho notato che l'UD del casco si sfoca quando vanno in Quantum Drive. Sì, se no si sfoca tutto, guarda che tutto quanto in blur di... c'è un effetto di blur su tutto, guarda l'astronave. E adesso vedo anche l'astronave. Che era quell'effetto? Ah, perché effetto stavano acqua. Uscendo. Perché stavano uscendo dal Quantum. Ah, deve fare deve farlo in due salti, deve... Addirittura, così l'ondanza. Quanto pare. Ok, hanno impostato un consumo fisso a Quantum Drive. Un'altra stazione. Questa non è un'altra stazione, questa è la stazione. Ragazzi, benvenuti a Horizon. Non l'hanno chiamato Horizon, però il design è più o meno è quello, da quello che si era visto in passato dovrebbe essere lo stesso design. Sì, ma ho detto prima, non ci sarà una sola stazione. Ci saranno svariate stazioni. Queste sono le lune di... ho capito bene come ho detto prima. Queste sono le lune... Selin. Sì, sono una delle tre lune di coso. Ha detto? Ok, quando arrivate qua potete atterrare e ci sono dei punti in cui potete prendere le armi che normalmente non avrete per indossarle e combattere. Ma guarda che dettaglio. Mamma mia. Infatti, impressionante. Sembra... È bella sta nuova cogna. Sì, molto. Mi sembra. Le piattaforme mi sembrano piccole per la Connie. Sì. Vediamo un po' se riesco a atterrare. Stretta. L'ha detto. L'ha detto, sì. Pensare che la Connie è diventata una nave piccola in confronto alle altre che stanno facendo adesso. Ma perché fa sta cosa che quando atterra butta il muso per terra? È perché non c'è il carrellata. Non è capace di atterrare il pilota. Devi atterrare piano, se no la sfasci.
sono scesi? Hanno pubblicato tre nomi degli attori che doppieranno Squadron 42, eh? Tra l'altro. Di questa qua... No, decisamente questa non è cosa. Questa non è... Non è Horizon. Non è Horizon, è tutta un'altra astronave. Il resto stanno aspettando. Horizon è un anello con... è diverso come fatto. Sì, sì, no, è diverso. Non ha avuto nulla della struttura. C'è ragione. Horizon è anche danneggiata, più vecchia. Questa sembra più nuova. Sì, Horizon è abbandonato. Questa è più in verticale, Horizon è più in orizzontale come fatto. Poi vediamo come sarà fatto. Comunque sia, mancheranno le cose... Mancheranno... Cioè, hanno detto che ancora non avevano sviluppato tutte le animazioni a 0G. Però mi pare che qualcosina hanno... Le animazioni dei personaggi sto cercando di vederle, però... Mi sembrano malaccia. Ah, ecco che cos'era quell'ambiente che si vedeva nel coso, nel teaser. È proprio lo stesso, questo è un airlock. No, mi si è bloccato lo stream. Maledetto bastardo. Che bello, appare un alien. Paolo, che cosa stanno facendo vedere, Madonna? E un alien qui dietro ci sta benissimo. Allora, questa stazione mi ricorda tanto il gioco Alien, mo che me l'hai fatto pensare. Sì, identico. Sì, è uguale. È vero. Ragazzi, non è che ma... un alien, scusate, io non vorrei dire, ma stanno buttando un fottio di roba all'inizio dello show. Io non voglio pensare a quello che seguirà dopo. Mi sto preoccupando molto, non lo volevo dire anch'io perché preoccuparsi, dovremmo essere felici. Speriamo. Ragazzi, io svuoto il portafoglio stasera, svuoto il conto in banca. Non è no, scherzo, è modo di dire, però. Dai, guarda là. Io ve la... Ok, questi qua saranno le postazioni di comando da cui si potranno controllare l'area, addirittura. Stanno sparando? Qua, tu già sei così avanti? Sì, stanno sparando adesso. Non stanno sparando. Oddio, quindi spara. ci sono delle quelle postazioni che stanno mostrando sono delle zone in cui si potrà controllare l'area. Qua, che figata il proiettile, che bello il sonoro. Oddio. Sì, anche quest'UD è un'altra ancora. Sarà un'armatura leggera. Questo è un outlaw. Questo è un outlaw leggero, sì. Questo qui è un outlaw perché è rosso. È un outlaw leggero perché ha tutto il campo di visione così ampio. Comunque, quando hanno mostrato prima quello pesante, hanno resa bene la sensazione. Oh, si è fregato le armi della persona, poi sta facendo la stazione di cura. Sì, la stazione di cura, hai detto bene, la piattaforma di... Allora sì, perché sembrava più una luce che una stazione. Il kit medico, forse. Airlock. Sì. Ma questo è l'airlock. Questo è no, l'airlock di prima. All'ingresso, prima l'airlock. Anche all'uscita. No, ok, hanno ammazzato tutti i marini e adesso si stanno fregando la Constellation. Bastardo. No, che ma bastardi. Dai, che bastardi pirati. Ah, dal tono con cui l'ha detto sembrava che non fosse una cosa prevista. Oddio, infatti sta... Sì, ma le chiavi della Constellation, per chiudere la chiave, no. E l'aveva lasciato attaccata la chiave. Che ci vado con la Aurora in sti posti. No, ci devi andare con la cosa. Guardate le armature, adesso la tua costellazione appartiene a noi. Sì, mamma mia. Questa sembra la media, mi pare. No, mi sa leggera. Questo finestre di guardare così non riesco più. No, questa è leggera. Questa è leggera. Ti sono fregati la Constellation. Ha detto sono cose che possono succedere, se non state attenti prima. Almeno è così, ma no, da aver capito. Ma presa. Ho capito, scendi dalla nave a piedi e te fregano la nave, un minimo di... Ho capito, era sulla nave, giusto per stare tranquilli. Io la portai, non la lasciavo atterrata lì. Vabbè, questo ti insegna a lasciare, non lasciare le chiavi attaccate. Sì, blocca sterzo qualcosa.
Io smonto proprio il motore, me lo porto dietro il moto sullo zaino. Stanno cercando di passare la cosa, non ci riescono. Non riescono a attivare la piattaforma. Pesato troppo. No, ci sarà qualche problema con la cosa, sicuramente. Oddio, che sta fa? Ai 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 ai. Gira. Oh, l'ha ripresa. Voleva fare un sborone, ti immagini la schiantava contro la stazione. Mi hai fatto fuori anche la Hornet a questo punto, visto che siete fregati. Guarda, stava decollando. Quindi si saranno fregati pure la Hornet. Guarda quanti punti! Infatti. Madonna! Che sono tutti quei punti, Paolo? Sono tutte destinazioni, l'ha appena detto. Ciascuno di quei punti saranno destinazione accessibile nell'universo. Madonna! Nella stazione, nel sistema. Bello! Ok. Allora, queste sono le ultime cose che hanno su cui proprio hanno lavorato nel corso dell'ultima settimana, tanto che alcune persone che si sono anche scontrate per terminare di tutto questo. Quindi FPS è introduttivo a tutta quanta l'esperienza, e quindi adesso ci stiamo concentrando a farvi avere SC Star Citizen Alpha 2.0 con tutto questo. Non ho sentito, ha detto che qualcosa verrà rilasciato nei prossimi giorni, non ho capito cosa. No, ha detto che non vuole dar date. Ok, sono piuttosto fiducioso che... So let me say it's in the near future. We're not very far away from being content and functionality. Ah, guarda, presto, siamo abbastanza fiduciosi che potremo rilasciare tutto quanto nell'ultimo tra un po' intendo a breve. Inside. Ok. Verso breve quale sarebbe? Un giorno? Qua sarà un po' più complicato per noi, sarà una bella esperienza e non vedo l'ora di vedere quello che uscirà, quello che faremo nei prossimi giorni, e stiamo lentamente realizzando tutto, tutto perché stiamo lentamente realizzando l'universo, perché adesso passerò a guardare Star Map. La mappa stellare. So, that we have here is, since we're just going a little corner of the universe. Allora, stanno mostrando l'Arc Starman, che di cui hanno già parlato, che è una whole Star Citizen universe. We have the Arc Star map, which we've talked about for a while. And it's gonna start. Okay, mostrerà quello che hanno realizzato per l'universo, sarà presente sul sito, sarà presente sul Mobiglass, quindi sulle cose di navigazione, quindi sono cose che saranno presenti anche in Gleam, ma quelle in Gleam avranno delle funzionalità aggiuntive, tipo possibilità di stabilire rotte, eccetera, eccetera. Adesso ho invitato, mi sono perso il nome, Dave, sulla... and talk you through it. So we have David Haddock, our lead writer, who... Ok, la persona che ho coordinato e diretto i lavori per la realizzazione della mappa stellare, e sarà lui a introdurre a parlare di questo aspetto. E sicuro che quello che mostrerà sarà bello. Ok, vi assisterà in questo compito Jeff. So Jeff here is going to assist us. Abbiamo parlato tanto dei sistemi, delle locazioni, dei pianeti che potrete visitare, di come potrete giocare insieme, trovarti in gioco e parlando di quello che sono, ma questo qua sarà il vostro primo sguardo all'universo di Star Citizen, per cui diamo un'occhiata. Allora, questo è esattamente dove, ragazzi, eravate, da dove si era per andare via. Questo è Crusader, il pianeta. E se andate in giro vedete che ci sono delle rappresentazioni di alcune delle locazioni che sono presenti all'interno di questo sistema, quindi di nuovo quello abbiamo fatto quello abbiamo fatto di recente, abbiamo parlato per realizzare questa mappa, abbiamo parlato di astrofisici, per cercare di realizzare queste mappe in maniera tale che fossero più realistici e credibili possibili, oltre che figo ovviamente, quindi nuovo realismo. Quello è il pianeta, ma in questo pianeta non ci sarà soltanto il pianeta, quindi facendo un passo indietro.
ogni periodo avrà una serie di locazioni che sono riportate all'isola sinistra e danno le informazioni sul pianeta che si ottengono da qui. Sono informazioni, tutte informazioni anche sulle zone di atterraggio che potranno essere visitate ed anche permetterà anche di mettere segnalibri sulle posizioni più interessanti in maniera tale che sì, possiate avere delle salvate delle informazioni e potete salvare le informazioni di varie zone visitate e avere accesso immediatamente. Quindi, in questo sistema in realtà ci sono quattro corporazioni che hanno comprato altrettanti pianeti, quindi c'è Arstom, Arcom, Crusader e Microtep che sono i pianeti intento. Poi ci sono dei jump point che potete vedere dove si trovano, è lo stand di Gantu rispetto alla missione dei pianeti. Sono ancora la fase iniziale, quindi queste cose cambieranno nel tempo, sono ancora una fase iniziale, quindi aspettatevi altre modifiche. Passiamo alla fase a lavorare sui sensori, questi sono, mostreremo le zone in cui, queste verdi sono le zone in cui non verrete attaccati, sono con maggiore stavo dicendo che quelle verdi erano le zone di sicurezza. Io devo chiudere qual chat perché stanno scassando sulle chat. Sì, la cosa è la zona di sicurezza, il giallo è la tipologia di popolazione, il rosso sono le zone in cui entrate in combattimento o qualcosa del genere. No, quindi adesso passiamo a guardare invece a livello un po' più alto, quindi torniamo un passo indietro al sistema e questo è il sistema di tutti quanti i sistemi che costituiscono la galassia di Star Citizen. Poche figata. È ancora più dietro, sì, se ne cerchi uno va là a trovare. Sono tutti presenti, è un casino. Quindi qui potete vedere ciascuno dei pianeti e ognuno avrà un colore diverso per rappresentare l'appartenenza, se si tratta di un pianeta di uno amico, un sistema pirata, un sistema di sviluppo, un sistema vuoto e Vandul. Questa sarà fondamentalmente la vostra mappa e il posto in cui il terreno in cui giocherete in Star Citizen. Adesso passiamo a guardare, per arrivare a passare da questi sistemi dovrete usare dei punti di salto e qui adesso li sta mostrando. Ci sono punti di salto di varie dimensioni, mostrando i più piccoli, questi quelli medi in cui potranno entrare anche le influencer e quelle più grandi che serviranno invece per le navi più grandi. Questa è la rappresentazione di tutti quanti i sistemi uniti dai vari jump point a prescindere da quanto siano grandi, quindi dalle dimensioni delle navi che potranno far entrare. Se cliccate su un sistema, vedete i jump point sono presenti a quali altri sistemi connettono, quindi potete avere in questo modo delle informazioni basiche su come viaggiare, su dove passare per raggiungere i sistemi, e secondo il colore ovviamente cambierà il livello di pericolo, per rosso più sarà pericoloso il sistema. Non ci sono blocchi, quindi in realtà sarà possibile girare per i sistemi e vedere cosa c'è, anche se ovviamente alcuni saranno più pericolosi, altri meno. Oltre a questo, quello che è veramente bello è quello che hanno realizzato un sistema per pianificare le rotte, quindi è possibile attraverso questo sistema direttamente pianificare il percorso da Crusader alla Terra. In questo caso ci saranno anche una serie di opzioni che permetteranno di stabilire la grandezza del jump point attraverso cui passare, quindi oltre che stabilire se volete scegliere la rotta più veloce, più pericolosa, la più sicura per raggiungere un sistema. Google Navigator, in sostanza. Un navigatore. Google Map. Inoltre, se avete scoperto un sistema in cui avete incontrato un pirata, potete marcarlo in quel modo, in maniera tale che in futuro non verrà mai più considerato nella pianificazione delle rotte e quindi lo eviterete. Quindi si potrà anche customizzare questo sistema di rotte per dire ok, evita questo sistema perché qui guarda quello fa le freccettine che dice di andare da quel lato. Allora, ok, adesso sto tornando indietro, adesso sto facendo vedere la rotta che hanno stabilito.
Quindi se proprio un sistema funzionerà come Google Map, mostrerà anche questo è la rotta che porta direttamente al jump point a Ellis e la traccia che esce fuori è la direzione vera e propria del jump point che porterò all'altro sistema, quello di destinazione. È un buco nero. Questo è l'ingresso del jump point. Ok, questa è una transizione scenica in realtà. Che figata! E così sarà già Ellis. Adesso stanno continuando ad andare avanti. Bellissimo, da Ellis sono arrivati al secondo sistema. Figata! Wow. Ovviamente più. Ok, allora stanno. Ok, stanno definendo le cose, cercando di lavorare delle cose per cercare di fare le azioni più realistiche possibili. Non ho capito cosa, però di preciso. Ah, ok, stanno cercando di modificare questo sistema di funzionamento della mappa in maniera tale da fare in modo che sia più realistico possibile con orbite e tutto il resto. Vi ricordo che stavano anche. Ok, ne parliamo dopo di sta cosa. Ok, adesso sto facendo vedere la Terra, che avrà tre diverse zone di atterraggio. New York, Mosca e Shanghai. Sì, casa di Chris, gli studi della Schick. È soltanto una rappresentazione iniziale dell'universo di Star Citizen, ma comunque voi avrete modo di giocare, di avere accesso a queste informazioni, passare da una parte all'altra, quindi leggere la storia, cercare di realizzare delle rotte e così via. Quindi ci potremo mettere mano e... La star map è online su sì. Ok, poi lì nel finale ha ringraziato tutte quante le persone che hanno diciamo lavorato a questo progetto e via. È disponibile adesso! Sì, te l'avevano appena detto. Sì, questa mappa è già disponibile, in questo momento si trova sul sito. L'hanno rilasciata proprio adesso. Wow. Ok, crash del sito RSI in 3, okay. 2, 1. Sicuro. Quindi quindi abbiamo mostrato dal punto in cui siamo partiti, quindi dal piccolo angolo e poi piano piano tutto il resto che abbiamo realizzato e continueremo a farlo per espandere sempre di più l'universo, perché sappiamo che voi volete giocare il prima possibile al gioco e volete che finiamo ma nel no, tempo ma tutto questo, quindi cerchiamo di farlo il prima possibile. Come ha bevuto? Ma io preferisco i video al gioco. Allora, poi passiamo al Million Mile al club. Questa è un'altra delle cose che devono essere presentate. È il club Mille Miglia, al cui alcune persone avranno accesso, in cui potranno invitare i propri amici. È una zona privata dove si accederà direttamente all'ascensore di Arcorp, che in futuro avrà sempre più accesso a sempre più locazioni disponibili nell'universo, che verranno rese accessibili a mano che saranno pronte. Qui ci sarà un barista dedicato che quindi vi servirà, potrete servire al bancone, potrete rilassarvi prima dei voli e così via, potete invitare giocatori singoli, organizzazioni, potrete metterci dei trofei, potrete allestirla come vi pare, sarà una delle locazioni che saranno disponibili e sarà divertente, 25 persone accesso. Poi hanno fatto aggiornamento adesso sul joystick, parlano di... Ok, adesso la cosa... Passano la palla a loro, alla persona che si sta occupando direttamente di discutere con la SciTech per lo sviluppo e che quindi ne sa qualcosa in più. Allora, ok, vai, gli sta passando il telecomando per la presentazione. Allora, il capo delle operazioni, vabbè, non ho capito di cosa. È la persona che lavora con Stadia, il contatto con Stadia, che ci aggiornerà su quello che è stato fatto da quando abbiamo visto per la prima volta, abbiamo visto i concept mostrati al Gamescom. La star map è qualcosa di fighissimo. Quindi, quando la cliccate la aprite, vi mette in non ho capito niente di quello che ha detto. Grazie Ale. Scusa. Vabbè. Quindi stanno facendo il possibile per renderlo il migliore possibile. Hanno effettuato le modifiche al primo prototipo. Ne faranno degli altri prototipi per testarli, per verificare come si comportano, per migliorare la stabilità.
quindi di base sarà più di base il joystick sarà la base sarà più grande in maniera tale che sarà più stabile. Ora Chris sta volendo il giro perché sta dicendo devo mostrare, non devo mostrare, gli ho detto no, aspetta un altro. Ok, vabbè, mi piacciono le cose fighe, ma non lo sta quello, vabbè. Ok, poi ci sta. Sarà possibile sganciare questi sistemi e poi agganciarli con altri, potete fare tutte le scelte che volete, giocare col mouse, con la tastiera, col joystick, assemblarle e così via. Inoltre, vabbè, migliorando ovviamente la stabilità del throttle della manetta standalone e come ho detto avrà tecnologia per connettersi con vari altri elementi. Adesso sta mostrando qualcosa ma non lo fanno vedere. Ah, allora dai. Ok. Adesso stanno dicendo al tizio vieni qua, al tizio della telecamera vieni qua perché dobbiamo far vedere qua, non di là dopo. Ok, questo è il prototipo. Questo è il prototipo del Lotus, quindi quella parte della manetta si può sganciare, si può attaccare ad esempio alla tastiera. C'è una trackball, c'è una moneta, ci sono. Ok, la trackball viene utilizzata per i movimenti più precisi, tipo per prendere la mina con le armi giroscopiche, quindi potrete scegliere di associarlo a qualsiasi altro tipo di controllo, mouse, tastiera. Sull'altro lato invece, oh, mi è saltato il coso, è saltato lo stream di nuovo. Forse qualcuno può commentare con me mentre lo ricarico. Ancora non lo fanno vedere, è coperto dalla gente. Ecco, ora c'è il dettaglio. La tastiera, anche questa tastiera con la manetta agganciata da una parte, il controllo anteriore. Che figata. Mio Dio. Sono componenti che puoi sganciare e montare fra di loro e montarti come ti pare. Quindi il joystick e la manetta attaccati solo al tastierino numerico o attaccati alla tastiera. Sto dicendo quello che si vede, non la traduzione. Ok, allora riprendo a tradurre. Vai. Allora, questo qua è quello che stiamo sviluppando, però ancora non è la versione finita, ci saranno altre iterazioni e vogliamo il vostro feedback, così che voi ci potete aiutare a sviluppare il sistema di OTAS migliore possibile. Ok, adesso fanno vedere la presentazione con... È davvero figo, penso che mi piace l'idea della combinabilità, di poter spostare come ti pare con la tastiera, eccetera, eccetera. Quindi grazie a Cal per aver presentato il Lotus e grazie alle persone che stanno lavorando e che hanno realizzato questo fantastico lavoro con i prototipi che abbiamo visto stasera. Una delle ragioni per cui... Ok, questa è una delle maggiori che abbiamo scelto Cytec, perché sono molto concentrati e molto disponibili per quanto riguarda gli aspetti di progettazione e anche per preparare e mettere insieme tutto questo, i controlli FPS, tipo di volo, eccetera, eccetera, quindi realizzare un prototipo che sia onnicomprensivo e sia in grado di completare tutte quante le varie periferiche per FPS. E così via. E ha fatto una battuta riguardo al fatto che sarà sulla sua ok, poi ci passano del sistema di aggiornamento di Crash Crash che è stato messo online ieri sera. Questo sistema permetterà alla gente di effettuare un aggiornamento della nave a un'altra senza perdere gli extra che siamo tipo la LT, senza dover inoltre far perdere tempo a progettare come fare il passaggio per arrivare alla nave che vogliono. Qui poi c'è il programma di referral. Se portate il programma di referral per gli coloro che porteranno amici a Star Citizen, non vogliamo fare modern, non vogliamo cioè non vogliamo che voi andiate e iniziate a fare advertising del gioco, però però quello che ci interessa è che voi ad esempio parlate con gli amici, quindi portate i vostri amici per realizzare una piattaforma, una comunità più solida e in cambio vi daremo queste cose. Questo è riguardo il programma di Raffaele e adesso faranno partire un video al riguardo. Interessa il monitor LCD? Che non c'è però. No, c'era. Ah, allora oggi parleremo del sistema di Star Citizen.
per questa comunità è stato sempre importante far entrare i nuovi cittadini e parlare, rivolgersi ai nuovi cittadini. Adesso sarà possibile effettuare il referral e il programma di referral è simile. È sufficiente andare alla sezione account in cui troverete la vostra riga di referral program, in cui troverete il vostro codice unico in cui potrete condividere con i vostri amici utilizzando vari mezzi, mail, Facebook, Twitter, sono tutti, oppure copiando direttamente il link al primo pulsante che vi permetterà di mandarlo direttamente agli amici. Quando i giocatori e i vostri amici potranno entrare nel progetto utilizzando il codice, diventeranno le vostre reclute, e questi sono i reward che vi daranno in base al numero che verranno, in base a quel numero di persone che recluderete, otterrete questi oggetti che sono unici e sottoibili soltanto in questo modo. Ogni nuova persona che si iscriverà utilizzando il sistema di referral vi darà a loro anche 5.000 OEC. Per noi il nostro sistema di programma è un modo per migliorare la comunità, ampliarla, oltre che mi sono un attimino perso. Ok, lei hanno detto che lo scopo è quello di farvi tornare nuova gente, allargare la comunità, renderla più solida e contemporaneamente dare sia a voi che farete il referral, sia a quelli che verranno qualcosa in più. Chi verrà, chi utilizzerà il referral, prenderà un bonus di 5.000 UEC all'iscrizione. Ho perso un pezzo, in pratica sta ringraziando, gli sta chiedendo di aiutarli a raggiungere il milione di cose. La Sabre, ecco qua, questa è la nuova nave concept che non era mai stata mostrata, è la Sabre, quindi nella linea della legge c'è la Gladius. Una delle cose che volevamo fare con la nave è realizzare il fatto... Ok, una delle cose che volevamo lavorare è sul fatto che la Gladius ha avuto un grandissimo successo e attualmente è una delle astronavi, se non l'astronave più utilizzata nel dogfight. Tuttavia volevamo realizzare per questo motivo una nave che fosse nella stessa classe, che avesse la stessa base. La Gladius è stata costruita qui da Euclid, tra l'altro, per tutta una serie di motivi, Squadron 42, eccetera, eccetera, per cui abbiamo realizzato quest'altra nave che è una nave dedicata al dogfight, è un po' più concentrata verso la parte di stealth, agilità, che dispone di motori adatti a questo scopo. Queste sono le specifiche. Ha quattro delle armi di dimensioni 3, posso essere montati anche sotto le ali. La serie di cose sono piuttosto figure. Ok, adesso quindi durante il coso faranno anche una vendita delle navi militari, specifica delle navi miniature. Ma ricordate che queste navi non c'è bisogno che comprate le navi, potete tranquillamente iniziare con una nora e poi guadagnarvi altre navi giocando. Ma se qualora lo fate, qualora comprate queste navi e ci aiutate quindi a realizzare il gioco, noi saremo ancora più ovviamente più saremo grati per tutto questo. Quindi adesso stanno parlando della vendita delle navi, che è una vendita a base militare in cui ci sarà la Sabre, che è la nuova nave dedicata al dogfight. La Sabre è già sul sito, però non c'è ancora il prezzo. No! Per 48 ore metteranno un pacco armata che conterrà tutte le navi militari mostrate in precedenza più la di 3 Spear. No. Per 48 ore. Chissà quanto costa. La P non era quella militare, però. No, la P. No, è quella, la variante civile. No, dovrebbe essere militare. Comunque costava, una volta costava $1,250. Ciao, Adria. Quanto? 1,250. No, non ho sentito il costo del pacchetto. Vabbè, adesso parlano di Squadron 42. Hype is real!
Allora, adesso vogliono mostrare single player. Doom play. Ah, il gameplay. È venuta bene la Xbox, eh? Questo dobbiamo parlare, quindi la settimana scorsa hanno parlato di cose che sono successe a Vega e Squadron 42 si verifica proprio in questo settore e credo che vorrei condividere, piacerebbe condividere, voglio condividere a tutti voi un video riguardante Squadron 42 e più precisamente proprio le conseguenze di questo attacco. Yes, il trailer. Sì, questo... Mio Dio. Ho detto che c'era. Mamma mia. Porco che così. Ammiraglio Bishop prende la parola al Senato. 2.000 anni. Abbiamo combattuto i Vandal. Abbiamo ricevuto questi attacchi. Non ho capito, scusate. Ma sono qui per dirvi che noi tutti siamo qui in guerra. Tutti i sistemi umani che sono stati abbandonati per via del nemico e al nemico. I Vandal. Non avranno pietà, loro utilizzano armi, imbracciano le armi, mentre noi invece abbiamo soltanto dei codardi che scappano e per questo saremo decimati, loro arriveranno e distruggeranno tutto il possibile. Non possiamo lasciare che la tragedia di Vega succeda di nuovo, non possiamo lasciare altro spazio ai Vandal per difendere il nostro sistema. Dobbiamo attaccare e dobbiamo farlo a prescindere da quale sarà il costo conseguente. Dobbiamo ricostruire la nostra flotta. Dobbiamo utilizzare il potere dell'innovazione umana per recuperare tutti i sistemi persi dai Vandal e colpirli. Non sarà una guerra un combattimento facile. Ci saranno costi. Per crediti e vite perse. Posso dirgli ancora una volta vittime. Ah, se non faremo questa fermentazione. Se c'è una cosa che i Vandal ci hanno detto è soltanto victory. Soltanto se c'è una cosa che i Vandal ci hanno fatto capire è che serve la vittoria, non ci saranno sopravvissuti. It's not without victory. There can be no survival. L'armata PEC militare costa $3.050, così volevo dire. A quanto? Così poco. 4.042. Ragazzi, una cosa su due l'abbiamo beccata. Gary Oldman, questi doppiatori, Mark Hamill. Ah, pure Merck. E Mark Strong, mio Dio. John Rhys Davies. Queste sono tutte persone che Jake Houston che doppieranno Squadron 42. Ben Mendelsohn. Madonna, ragazzi. Andy Serkis. Vedi che poi alla fine c'è la data. Liam Cunningham. Rona Mitra, madonna. Ma io non conosco manco un nome, ma vabbè. No, Mark Hamill sarebbe Luke Skywalker. Sophie Hu. Uno dei tanti. Gemma Willow, madonna. Ragazzi, non so voi. Madonna, quanti so sono? Voi. Notato che quello che parlava è l'attore americano. Quindi è tantissimo. 2016. Sta morendo sto ragazzo. 2016. Vabbè, aspettavo una data più precisa, ma vabbè. Adesso non possono più tornare. Scusate, indietro però. 2016 Squadron 42? Sì. No, penso sarà il gioco, sì. Chi è Gillian Anderson? Aspetta, faccio vedere.
gli è passato un sacco di tempo a fare le prese di performance capture. Ok, ok. Quindi ho visto quello che hanno fatto, ho lavorato con loro e posso dire che sono orgoglioso di aver lavorato con delle persone così incredibili. Abbiamo riportato a casa un altro livello di profondità, emozioni che saranno presenti in questo gioco. Un'altra cosa di cui abbiamo parlato e stare interessante è che quando abbiamo fatto quello che abbiamo fatto Star Citizen è stato tutto antemilato per spingere oltre i limiti della tecnologia, e quindi tutto quello che avete visto è stato tutto fatto in CryEngine in real time. Probabilmente la Rise quando è uscito si diceva che era la migliore tecnologia di rendering live, ma questo ha preso un altro step, quindi è andato oltre. Quindi adesso vi faremo vedere un piccolo video per quel che riguarda il processo tecnico e tutto il resto per quanto riguarda per quello che abbiamo mostrato, secondo la tecnologia facciale del corpo e così via. Quindi vi facciamo vedere il video che vi mostra tutto quello che abbiamo fatto. Il filmato di prima era tutto in real time? Sì, era tutto in real time. È quello che ha detto, è tutto quanto in real time, ragazzi. Io ho visto. Cioè, scusa, per i profani, allora, real time sarebbe? È fatto nel motore di gioco. Ok. Cioè, se vai in giro, vedi così, tale e quale. Questo è Gary Oldman come Bishop che fa la discussione, cioè, in termini di tecnologia ne abbiamo sviluppato, abbiamo usato il CryEngine, ma abbiamo spinto oltre realizzando tutta una serie di tecnologie che hanno permesso di spingere strumenti limiti di ciò che è possibile rappresentare in tempo reale. Tutto quello che avete visto con le risorse della faccia, il modello, il corpo, il volto di Gozo sono infatti utilizzando più di 2 telecamere, prestando grandissima attenzione alle ai dettagli. Abbiamo iniziato però si prendendo la faccia dell'attore e facendogli fare tutta una serie di espressioni per cercare come tentativo. Questo è il bel and basically each scan is consisted of several million triangles. This is a dataset. Aspetta, mi sono. Oh, ok, quindi abbiamo realizzato abbiamo fatto tutte queste qua rappresentando il punto d'inizio. Non abbiamo registrato le transizioni fra le singole espressioni, ma abbiamo sviluppato dei tool che andavano ad analizzare tutti i punti, milioni di punti di ogni ripresa, di ogni scansione, e successivamente realizzavano delle transizioni da una all'altra. Per cui quello che stiamo vedendo sono transizioni che sono state realizzate con tecnologie sviluppate ad hoc a partire dalle informazioni registrate. Questo ci ha permesso di ovviamente portare ulteriormente questa tecnologia, e quello che stiamo vedendo sono tutte quante modifiche che sono applicabili in game utilizzando questi sistemi, queste funzioni che hanno sviluppato. Questo perché ok, questo perché il nostro interesse era cercare di trattare in maniera più approfondita possibile per fare in modo che i personaggi potessero conferire emozioni. Per far questo hanno lavorato a livello di dettaglio elevatissimo, infatti abbiamo dato attenzione anche ai micro dettagli tipo le rughe eccetera eccetera, i cambiamenti e così via. Per far tutto questo è servito un grande team che ha lavorato non soltanto alla fase di produzione ma anche a tutte quante le tecnologie che ci stanno alla base. Allora, la prima fase del processo di animazione della faccia richiede di analizzare tutti quanti i punti della faccia, quelli che sono qui evidenziati, seguirli, tracciarli e quindi registrare i loro cambiamenti relativi di posizione a seguito delle animazioni. Quindi poi queste informazioni sono state inserite come un secondo livello per aumentare il realismo e la fedeltà delle animazioni. Gives us this extra level of fidelity in the data. After we have analyzed the performance, we move on to stage 2 in the process. Ok, quindi questi punti sono stati molto presi in maniera specifica, in quanto attraverso ricostruendo il profilo di questi punti è stato possibile appare tutti quanti i movimenti, e modificando questi singoli punti di conseguenza della mappatura è possibile ricostruire tutte le animazioni che sono, cioè, tutte le transizioni tra uno stato e l'altro, modificando, creando così un modello e delle animazioni che fossero il più realistiche possibile. Guardate a questo video demo, potete vedere come ci sono dei
Ci sono dei piccoli cambiamenti a livello di tutta quanta la struttura intorno agli occhi quando sbattono le palpebre, eccetera, eccetera, e abbiamo voluto trasferire. Ho perso l'ultimo pezzo. Abbiamo, ok, una volta fatto questo possiamo, abbiamo fatto tutte queste analisi, possiamo finalizzare i dati e passare la cloud impel che è inserita dentro il motore. Per effettuare tutto questo sarà necessario utilizzare tutte le tecnologie e gli ultimi ritrovati in tempo, nell'ambito della ripresa performance capture, e successivamente abbiamo applicato tutte le nostre tecnologie che abbiamo realizzato. Questo passo è stato importante in quanto ci ha permesso di realizzare delle animazioni, dei modelli, dei filmati che sono molto più realistici, e per farlo abbiamo utilizzato un mare di potenza di calcolatrice basata su GPU. Inoltre abbiamo applicato il fatto che abbiamo inserito tutto questo in engine ci ha permesso anche di applicare in tempo reale tutti quanti gli shader e quindi migliorare ulteriormente il realismo realizzando rughe eccetera, cioè dettagli al volto. Ci sono molti altri usi a queste tecnologie, ad esempio fare queste smorfie, cambiare di conseguenza la forma del viso e migliorare raggiungere fino a 3 rughe all'interno della bocca, qualcosa del genere. Tutto questo in complesso è stato utilizzato, servito per ottenere delle animazioni che fossero, delle espressioni facciali fossero più realistico possibile. Ma poi abbiamo anche realizzato un sistema chiamato adattamento reattivo alle persone che permette di modificare questi dettagli, come ad esempio la dimensione dell'iride risposta all'illuminazione. Oh, mi sono perso il pezzo. Ok, in pratica sta dicendo che comunque hanno ottimizzato il tutto per comprimerlo e ridurre il peso di questa texture da giga a centinaia di. Poi è saltata la presentazione. Ok. Allora, tutto è stato importante a questo scopo, sono importanti le interpretazioni degli attori, perché senza di queste non avrebbe potuto realizzare tutto questo e inserire questo livello di dettaglio e di fedeltà nel sistema. Quello che vogliono fare, come sempre, è fornire l'esperienza di gioco il più realistica, dettagliata e qualitativamente elevata possibile, superando qualsiasi limite attualmente conosciuto in questo campo della tecnologia. Sì, è un quadra. Ah, questo è un... Hanno già presentato la Sabre, perché io poi la vedo nel negozio. Sì, l'hanno già fatto vedere. Sì, l'hanno già messa. Però non c'è ancora il prezzo. No, infatti si danno l'available. Che figata. Ok, vabbè, mi sono perso sta parte perché stavo sentendo le quello stare dicendo su TS, scusate. Comunque sta dicendo che tutto quello che stanno facendo e soprattutto quello che hanno fatto con i soldi, è parte di quello che hanno fatto con i soldi che hanno ricevuto, e tutto questo è mirato sempre a, ovviamente, a spingere ulteriormente i limiti, andare oltre, migliorare il possibile tecnologie e superare le boundaries esistenti. Allora, questo qua, Quadro 42, è un progetto standalone che costituisce un gioco AAA separato, è quello di cui hanno parlato quando hanno iniziato hanno fatto la campagna, quando hanno iniziato quindi con la presentazione del 2012, è un approccio di design che è evoluto da quello che era Wing Commander. No, quando hanno iniziato, quindi quando ancora hanno raccolto il denaro, volevano fare qualcosa di molto simile ma più semplice, qualcosa che prevedesse di partire per le molto simile anche a Wing Commander, quindi partire astronave, andare nello spazio, tornare indietro e così via. Quindi la action nello spazio è simile a quella di Wing Commander 1 e parte 2 al 3. Quello adesso, al momento, abbiamo ottenuto molti più soldi, quello che abbiamo voluto fare è migliorare le tecnologie oltre i limiti e quindi arricchire il gameplay, che sarà una combinazione adesso
diverso di attività in volo, underground, combattimento, interazione, contatti con i personaggi, tutte quante in un ambiente seamless, quindi senza praticamente transizioni dirette con un elevato livello di fedeltà. Sarà uno dei giochi più sicuramente più belli, più impressionanti che siano mai stati fatti. È un'esperienza fantastica. You'll get to know the characters in the story in a way that. Quindi, tuttavia, abbiamo anche implementato partita privativa perché ci sarà una certa libertà di movimento. Perché... Ok, no, mi sono perso un attimo, scusate. Facial fidelity that is on the level of what we have with Gary Oldman. Quindi stiamo realizzando l'ambiente di squadra in una struttura logica in cui che avrà anche alcuni elementi primitivi, quindi sarà in parte un sandbox in cui sarà possibile muoversi, avere una certa libertà di movimento, e da questo quello che farò dipenderà anche il continuare della trama, quindi non soltanto missioni ma anche un ambiente un po' sandbox. Si tratta, avrà molti più contenuti e supererà quanto visto in Wing Commander. Abbiamo effettuato oltre 10 ore di riprese in performance calcio con gli attori, il cast che hanno mostrato in precedenza, e hanno fatto partire tutte quante le animazioni facciali come ho visto prima per realizzare il grado di dettaglio delle animazioni che abbiamo visto prima. Mi sono perso un pezzo in cui parlava di tempi. Sta dicendo che il tempo complessivo necessario per tutte quante le riprese dedicate a Squadron 42 sono sopra di che lungo con tutto quanto fatto in precedenza, 300 e passa ora qualcosa del genere. Il sistema Gary Oldman sarà il gold standard, quindi tutti quanti lo staff principale ha il suo stesso livello di capacità di interpretazione e lo stesso livello ovviamente di animazioni, mentre lo staff secondario si sono utilizzato uno standard un po' più basso ma comunque di livello qualitativo elevato. Quindi ci saranno ha detto qualcosa, l'ho capito, si riferisce a Squadron to the Star Citizen, però gli ha detto che ci saranno comunque delle missioni libere, la possibilità di muoversi in maniera libera, che sarà associata però anche a delle missioni che guarderanno invece più la storia, quindi sia storia che verità. We don't know what you're going to do. We don't know who you're going to choose to talk to, what you're going to do aboard the ship. So we went and actually spent time. Mi sono perso un po' di pezzi, ma in pratica qui sta dicendo che tutto questo l'ho pensato in maniera tale che voi possiate vivere la vostra storia in prima persona. Non sappiamo cosa farete, non sappiamo dove andrete, non sappiamo quello che sarebbe successo durante la battaglia, se chi avrebbe vinto, eccetera, eccetera. Quindi tutto il gioco sarà basato su un'esperienza, quindi in prima persona, con libertà d'azione e così via. In aggiunta a questo gli daremo anche una maggiore libertà di interazione, qualcosa che in genere viene trascurato nei giochi. Ci sarà tutto un sistema dedicato. Vi mostrerò un piccolo video del dietro le quinte del dietro le quinte durante il razzo di ripresa, quanto ho capito, che preparerà il discorso per quello che farà vedere dopo. Infatti stanno facendo vedere in preordino su RSI a $55. Che hai detto? Il pacchetto di Squadron 42 è in preordino a $55 sul sito. Solo Squadron 42? Che c'è dentro?
Ci sta Squadron 42 Digital, 1000 WEC, Star Citizen Digital Download, Arena Commander Pass, 3 mesi di assicurazione, Beta Access, Surfland Hangar, Digital Star Citizen Manual. Il pack... Scusa, è un Aurora MR. Hanno rimosso Squadron 42 degli altri pack? Non te lo so dire, non sono andato a vedere. Controlla, no, perché... non credo. Che senso ha mettere un pacco di Squadron 42? Che c'ha in più? È il pacchetto base, diciamo. Il pacchetto base è $55. Pacchetto forse, base perché, 90, sì. Forse per chi non è ancora back. Esatto. Quindi hanno rimosso la Star Citizen Squadron 42 da tutti gli altri pacchetti. Che senso c'ha con $35 per la Aurora con tutto il resto? Aspetta, vediamo. Verificate un attimo, io adesso non sto traducendo perché questa è una cosa, si stanno parlando in interviste, esperienze, di quanto sia strano, sia particolare, però è comunque interessante, eccetera, eccetera. Del fatto che inizialmente indossare queste strutture per fare la personal capture è stato strano, era stato qualcosa di nuovo, di diverso, a quello che erano messi abituati prima, perché il livello di vicinanza della telecamera, quello che dovevano fare, l'entità anche di immersione che dovevano avere, perché avevano lavorato senza un vero e proprio set, come avviene invece nei film, è stato qualcosa di nuovo e contemporaneamente differente. That's why I'm here. Oh, thanks. Scan down. Just to check. That's the money shot. Ha fatto anche il doppiaggio per Rogue 2. Sì, hanno fatto Mare del Gente, hanno preso. Sto guardando il pacchetto starter dell'Aurora. Il pacchetto starter c'è ancora Squadron 42. Allora che senso ha il pacchetto là 55? L'hanno fatto nuovo. Pensa che è pure ricolorato di verde, cioè particolare, qui è evidenziato. Sì, ma se non c'è niente di nuovo, a che serve? Aspetta, forse ho capito cos'è. È una versione più militare. Che c'è? C'è la clay, c'è la cosa là dentro. No, un'Aurora MR ci sta. Sì, ma adesso vado a vedere se nella pagina. Sì, perché qui stanno chiacchierando delle loro esperienze, di quello che hanno fatto, della difficoltà del lavoro, tutti i passaggi, ma non è interessante come sapere, cioè almeno non per me. No, è il pacchetto con l'Aurora MR. Costa uguale, sì, dell'Aurora. È uguale, guarda quanti turni. Scusa, quanto costa il pacchetto? Quanto costa il pacchetto dell'Aurora adesso? Scusa, 44,90. Quindi hanno alzato il costo del pacchetto base, in pratica. Sì. Bene. Chiunque non abbia pledgeato finora adesso dovrà spendere €54. Qualcuno se la si incazzerà con me. Scusate, ragazzi, no, quanti? €43, ragazzi, scusate, non sapevo che avrebbero fatto questa cosa così improvvisa, altrimenti non avrei mai consigliato di aspettare per prendere il pacchetto base. A chi ha parlato direttamente con me? Non l'hanno mai annunciato sto cambio. No, avevano annunciato che sarebbe salito, ma non così improvvisamente. Infatti. Porca miseria. Ma cazzo, ma quanti attori hanno preso? Ma raga, il cast è grosso. Ma porca puttana, quanto li pagano questi? Mi sembra di aver visto Pino Insegno pure. Some of you may asking why undertake such a thing. I can tell you in one word. No, tanti comunque. No, ne hanno presi veramente, veramente tanti ne hanno presi. È impressionante. Quindi alcune cose non erano fallate, come ha detto Mark, ma Dead Rex Smart, ma hanno preso un sacco di attori super mega costosi di Hollywood. Bisogna vedere quanto gli hanno pagati per fare ste riprese. Tata bionda la X-File. She's great, she's tough, she's awesome. She definitely knows her. We got Harry Treadaway, who's amazing. Anche se avessero speso un 3 milioni di dollari, direi che sono che. Ma guarda, effettivamente con le persone che hanno preso, con quello che ho visto stasera, sì. Però questo vuole anche dire che Smart non c'ha tutti i torti quando dice che stanno un po' a corto de crana. Non si sa quanto, nel senso non penso che stiano proprio per finirli. Però non penso neppure che... penso anche che ne abbiano usata parecchia. Magari più della metà? La metà? C'è da considerare anche che non vengono mai inseriti nel conteggio i soldi dei subscriber. Sappiate che più soldi di riserva dei traduttori stellari.
Ma qualche sponsor ci sarà, tipo... Sì, qualche sponsor sicuramente ci sarà, però non ho visto, login e niente. AMD non era sponsor. Sì, e anche la Nvidia. E non anche è la Nvidia. Non sono piccoli quelli come sponsor. Che sei questa? Magliette? Aspetta. Like a good prop. We didn't actually print everything out because we don't want to waste all the paper. Ah, questo è il manoscritto di Squadron 42, sto a vedere che questo sta facendo, quello è il primo, è il manoscritto di Wing Commander, il secondo è il manoscritto, non ho capito di quale, Wing Commander 3, questo è Wing Commander 4, che è simile a quello di Winter 3, di Wing Commander 3 però c'è qualcosa in più, e questo è il manoscritto di Squadron 42. And then that's what we show for Squadron 42. Oh, non posso fare questo perché abbiamo finito. No, lascialo qua. Sorry, Dave, I should have picked that up. Quindi ci vorrà un po' di tempo. Which is obviously why it's going to take a little longer than we originally thought. Aspetta, mi sono perso un pezzo. Per fare un tour ci vorrà, ho capito soltanto, ci vorrà un po' perché uscirà, ma ne varrà la pena. E qui vedrete un video. Ho fatto un sacco di lavoro per la Gladius, per la Gladiator, vedere un sacco di dettagli, ma sicuro sarà qualcosa che varrà la pena. Cosa che abbiamo pensato è mostrarvi una parte di Squadron 42 quando passate state facendo la transizione alla Idris Corvette, no scusate, la Idris Figret, se è corretto lui, no io. Vabbè, questo mi sbaglio perché qualcosa è cambiato parecchio rispetto a quando abbiamo realizzato la prima volta. Solo vedere se è fatto in real time nel motore. Quello che avete visto con Gary Oldman, anche quello è fatto col motore, e quello sarà, diciamo, il primo personaggio, poi c'è un altro personaggio e così via. Alcuni dei personaggi non sono stati ancora del tutto completati, gli mancano alcuni dei dettagli, quindi dettagli che erano presenti con Gary, che è comunque il nostro costante al riguardo, quindi è quello che ho utilizzato per spingere la tecnologia. Mi sono perso un pezzo per guardare i glitch eccetera eccetera, ma quello voglio mostrarvi perché mostrerà quello che voglio fare Squadron 42, quello è il nostro interesse, cioè se farvi sentire parte di Squadron 42, della nave, dell'equipaggio, e infatti nel gioco potrete andare in giro, parlare con i personaggi, interagire, stabilire delle relazioni. Per questo motivo abbiamo effettuato tutte quelle riprese di performance capture, anche perché abbiamo voluto fare impostare le cose in maniera tale che voi siate lì e vedete le cose mentre accadono, quindi non un taglio cinematografico ma un taglio in cui vivere in prima persona. Quello che mostrerete sarà qualcosa di molto rudimentale, ci sono dei problemi, ci sono dei glitch, dei problemi oltre ai personaggi non completi. Non è quello che sarà, questa è una parte preliminare, non è quello dove arriveremo, ma pensate a questo come il primissimo step, e noi in futuro man mano che andremo avanti aumenteremo la fedeltà, aumenteremo il livello di dettaglio. Ovviamente questo non sarà, questi personaggi secondari non arriveranno a livello di dettaglio, abbiamo visto per Goldman è anche uno dei personaggi principali, ma comunque arriverà a un livello di qualitativo piuttosto elevato, non così alto. Nel sistema completo poi ci saranno anche altre funzioni per cui le persone fisseranno, seguiranno col volto eccetera eccetera. Ok, ho letto le misure relative alle dimensioni del volto per darvi un'idea del
Oh, ok, hanno lavorato per personalizzare questa. Al momento hanno studiato e scansionato più di centinaia o 120 facce, ciascuna delle quali ha dovuto scansionare più espressioni, quello per poter tracciare tutti quei movimenti facciali. Ovviamente poi hanno dato le cose, tenendo conto dei vari personalizzazione di diversi modelli, quindi vari livelli di dati, cambiare il colore della pelle e così via. Ragazzi, scusate, io sto nella traduzione e sto iniziando a peggiorare, perché comunque io sono le 11 e sto iniziando a risentire dell'orario, quindi scusate se inizio a... Sai che fanno vedere qualcosa adesso. Sì, sì, sono ore che parli e hai raggiunto anche tu un limite. Fanno vedere... Allora, quello che fanno vedere adesso è... una parte di Squadron 42 in cui si trovano, si esplorano l'astronave e parlano con le varie persone. Il primissimo step non è quello che sarà alla fine del gioco, è la prima parte, quindi ci mandano dei problemi, ci sono dei glitch, alcune funzioni mancano, come quella di tracking del personaggio da parte degli altri NPC e così via. Quella che state guardando è la prima parte, una delle prime parti di Squadron 42 in cui il protagonista arriva sulla Madonna. E tutto questo è fatto in engine, ed è fatto in real time. Cioè, che c'è stata Gladius, delle Redalier, tutte cose che hanno fatto i ragazzi di Foundry 42. Che figata. Questo è il modulo di servizio della Hydra. Questo è Squadron 42, ragazzi. No, ma dico, questa navetta qua è il modulo di servizio della Idris, quello che viene l'Argo, come sarà chiamata? Non mi ricordo mai. Sì, Argo, sì. Serve per recuperare anche dallo spazio. Cristiani, sì. 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 Ok, avevamo detto che c'erano voci da un trailer, ma qui l'hanno ben superato il trailer. E qua fanno vedere anche la Idris adesso, eh? No, ma qua fanno vedere anche come sarà il sistema di interazione, da quanto hanno detto. Guarda qua, va. Ma io mi masturbo, scusate. Cioè, questo, quello che state vedendo sono le interazioni. Madonna. Cazzo, la Idris, no. Sto sudando. Ragazzi, vi ricordo che questi qua sono anche dei problemi, dei glitch, e il livello qualitativo non è come sarà alla fine. Quindi tutto questo è live. Cioè, stanno giocando adesso, non è un caricamento, non è un video, è proprio il gioco Squadron 42, così come sarà, le interazioni tra i personaggi, eccetera, eccetera. Sì, ma non può essere così. Perché? È un po' troppo. Non ci puoi credere. Quanto cazzo è grande sto hangar? Uè, è fantastico. Vi ripeto, come ho detto prima. Ok, anche esprimersi a vedere la nave. Secondo, se gli mostrava la nave, ha detto: no, io sono il capo ingegnere, quindi questa cosa viene con dei benefit. Non fare una cosa del genere, tocca a te. Questo è il sistema di discussione, di conversazione. Cioè, quelle immagini, quelle frasi che escono sopra, sono quelle che dite voi, tra cui potete scegliere per avviare il discorso. Gianluca, sì, questo è Squadron 42 così come sarà, con tutto il sistema di conversazione, eccetera, eccetera. Che è la mia nave? Che bella. Cioè, non fate attenzione ai dettagli, qui ci sono le persone che vanno in giro e discutono, gli NPC parlano per conto loro, parlano fra di loro, interagiscono. E queste sono tutte cose che ci saranno nel gioco completo. La nave parte adesso, sì. E sta partendo, sì, quando si alza sta sì. Perché arriva dietro? No, sta partendo quella dall'altro lato. Se ci sono dei glitch, dei problemi, tipo vedere la voce fuori sincrono rispetto alle espressioni facciali, l'hanno già detto, questo bianchi. È soltanto il primo passo. Verrà molto rifinito prima della fine, e alcune texture, alcuni dettagli non ci sono, tipo i dettagli dei capelli, alcuni dettagli del volto, eccetera, eccetera. Saranno migliorati, non saranno portati proprio al livello che abbiamo visto prima dei Goldman, perché quello là è un personaggio principale e non tutti saranno a quel livello, però verranno migliorati. Quindi aspettatevi miglioramenti. Che figata. Già li effetti di scudo sono pazzesco, madonna. Che follia. Sento guardate. Male. Io mi preoccupo. Ho bisogno di acqua, si può fermare un attimo.
Scusate, io devo andare a scrivere una cosa su un certo forum, un attimo. Ho capito già qual è. Commento sì. Di uno e di Isotetris. In confronto a questo. Guarda qua. E D is a Tetris, is like Tetris compared to this. Cazzo, notate la circolazione, le dita. No, me la voglio godere, non ho la minima intenzione di... Wow. Sapete le Idris che venderanno stanotte? Tanto tutti vanno a dire, ah no, ma tanto fa cagare, visto tutte le cose, mica hanno sentito, i detrattori mica hanno sentito, ah no, ma qua sto qua, è la prima fase, la migliore la rifiniranno. Ma andare a fanculo, Paolo, te l'ho già detto. Quelli sono scemi, non hanno capito niente. Dai, basta parlando di gossip sull'altro personaggio. Ricorda lontano alcune scene di Crysis 3, nelle conversazioni. Anche se non c'era interazione, là, però. No, assolutamente. Qua... E là c'erano le conversazioni, però potevi dare la tua risposta. Erano già preimpostate. Ma quanto è bella sta nave! No, ma quando esce sta nave perdo il lavoro. Perdo il lavoro? Perde il lavoro. Guarda qua. Voglio una flotta di Idris passare. Dai. Che figata. Sentito un pappagallo. Guardate quanta cavolo di roba hanno fatto senza farlo sapere a nessuno. A vostra insaputa. Porca miseria. Porca puttana. Sì, ma questa le tette proprio. È piatta. Le aggiungeranno. Per la rifinitura del gioco. Ah, le donne nell'esercito. Dai, questi qua. Certa gente non capirà mai. Ma è una mod di Half-Life 1? Sì, è una mod di Half-Life 1. La mod di tua sorella. Stiamo perdendo Paolo. Comunque l'iterazione sarà anche da ridefinire, ma già adesso ma già, otto, già così è spettacolare. Perché comunque i personaggi guardano sempre in faccia alla prima persona. Ma mi potrebbero dare la nave, solo la nave, per girarci dentro per 3 mesi, no? Zitto? Comodato no, ma la Idris è bella quanto la Trice. praticamente. Fai enorme, non finisci no, più. Ma poi l'hanno fatta, cioè, che cazzo, datemela. Lei va sempre a chiedere la mamma di Derek Smart. Girati. Come cazzo guardi? Oh, al tantino compenetrato l'oggetto! In pratica stanno dicendo che si vedranno dopo perché lui deve ancora portare il nuovo pilota al capitano. Così via. Ma forse sega qualcosa così. Oh, ragazzi, è enorme sta nave. Io mi immagino la gente che proverà a saltarla. Se spara un capoccio prima di arrivare a soltanto per la planimetria. Questa è la Javelin, giusto? Sì, quella la immagino. Immagino la Javelin, che è ancora più grande. Cioè, è la Idris Ercola. No, raga, veramente. La Javelin è 100 metri più lunga. Mi immaginate un combattimento spaziale e voi state camminando dentro la nave ancora, cazzarola. Cos'è che gli ha detto? Gli ha detto entra qui e poi potremo essere i migliori amici. Ah. Che è la zona di quarantena, dicono. Sì, sì.
Cos'è il motore? L'area di ingegneria. È l'area meccanica. Sì. Quindi c'è Scotty. Non se notate che mancano tre quarti degli effetti di ombreggiatura, Che cosa? Mancano moltissimi effetti di ombreggiatura. Sì, perché avevamo detto, questa qua non è la versione definitiva, questo è il primo passo in realtà. Quello che vedremo alla fine Squadron 42 sarà molto più rifinito. Questo diciamo perché scheda grafica? È la prima cosa. Scheda grafica? Un array di schede grafiche, 10 a meno. Dice che qua ci stanno tanti glitch, tanti problemi, alcune cose ancora mancanti, le dovranno rifinire, non è il risultato finale. Eh? Cos'è? Perché non mettono un'inquadratura decente? Sì, infatti. Guarda. Ah, guarda, la sala, questa secondo me sarà la sala conferenza. Sì, ma in grandi... fate vedere. Porca puttana. Perché è così con lo scrivere? Perché questa è la zona dei briefing. Le missioni, dai. Questa è la zona dei briefing, tipo... così ti spiegherò dove sei e... E che cosa stiamo facendo qui? Messa inquadratura, porca troia. Non me se la sono dimenticata. Voglio, puttana. Porca puttana. Dai, che cazzo. Vabbè ragazzi, io non so se tradurvelo o meno, perché qua sta parlando proprio di Squadron 42, della composizione della flotta, quello che stanno facendo, eccetera, eccetera. Anche la gnocca. Devono andare a salvare per non far vedere i glitch della grafica pessima. Cosa? Beh, ma gli altri lo vedono laggiù, no? Laggiù, ma tutto il resto del mondo lo vede di meno. Sì, gli mancano i capelli. Secondo me gli mancano anche gli occhi, la vedo strana con gli occhi, è nera, c'ha gli occhi neri. C'ha un cappello in testa, ma fa un effetto strano, sì, ci sono dei glitch. Io sto sul 40 pollici, quindi i capelli ci sono dietro. No, c'è pure gli occhi. Anche gli occhi. No, non sono dentro il cappello, Dai, però potresti inquadrarlo, la cosa, sta cazzo. No, ci ha levato la Idris. Mio Dio, però, dai. No, è finito, perché potevi far ancora andare avanti. Cioè, io pensavo di vedere almeno il ponte, cazzo. Sì, effettivamente sembrava Sandy per certi versi. Perché adesso andiamo al ponte. Vabbè, no. fatemi un attimo riprendere la traduzione, scusate. Ok. Allora, la maggior parte di queste non sono finalizzate, le piace non sono assolutamente vicine alla finalizzazione, mancano diversi elementi e quando avremo finito sarà, la differenza sarà enorme, e tutto quanto sarà a un livello completamente differente. Quindi... ecco, questo personaggio non sarà ancora completato, mancano dei pezzi, quindi per questo hanno messo il screen, e sarà completato per quando ovviamente uscirà il gioco. She will be completed to the level that you saw Gary Oldman in the cinematic we've done. Ok, quindi non abbiamo detto niente perché questo è stato un processo molto lungo, abbiamo prima messo insieme tutta quanta la struttura, il rig, quindi equipaggiamento, la tecnologia e poi elaborare il tutto, ci ha voluto un sacco di tempo. E inoltre c'è tutta quanta l'altra tecnologia che gestisce il sistema di tracking degli occhi, guardare in giro, interagire con gli altri e le persone e così via. Tutto quanto, tutta un'animazione, tutto un livello di dettaglio che ha richiesto un sacco di lavoro perché per fare in modo che venisse in realtà time con alta qualità in maniera realistica hanno dovuto spenderci un sacco di tempo. La stessa cosa vale poi per tutti gli altri movimenti, la capacità di seguire, voltare il volto, voltare il resto del busto, seguire il personaggio, il giro di conseguenza e così via. Tutto questo verrà per questo motivo, inoltre, che abbiamo fatto così tanti danni, tutti così tanti giorni di ripresa, perché per realizzare tutto questo è stato necessario svolgere tante riprese performance capture per realizzare materiale di partenza su cui poi modellare tutto il resto. Questo spiega in parte perché ci ho voluto così tanto a fare tutto questo. Tutto lo faccio vedere, quel prodotto finale sarà ancora più bello, questo è soltanto un primo step, ma e quando ve lo daremo sarà veramente molto più spettacolare, ma
ci vorrà un pochino di più per averlo, perché ci stiamo ancora lavorando e quello che abbiamo detto prima sono parte dei motivi per cui ci vuole così tanto. Non sento davvero le cose che stiamo facendo qui, Star Citizens contro 42, possono... saranno qualcosa di spettacolare, di altissimo livello, e non possiamo, e saranno in quel modo, perché non possiamo accettare nulla che sarà meno del meglio, quindi non potremo fare meno meglio. Penso che adesso abbiamo mandato live il website con il feature, il footage in game, le biografie dei personaggi e tutto, tutte cose saranno disponibili, sono disponibili già sul gioco e se trovano sul sito il quadro 42. Attualmente se c'è un nuovo pacchetto, c'è il pacchetto di 42 che contiene ancora Squadron 42, ma in futuro potremo splittarli, quindi ci sarà un pacchetto Squadron 42 e un pacchetto di Star Citizen, per ora però c'è ancora tutto. Quindi, ok, quindi questo dovrebbe più o meno concludere la presentazione, però c'è una delle discussioni riguardanti, oh, c'è una bella torta, che vuol dire? No, voi avete... Oddio! Dai! Non la fate cadere, non la fate cadere. Bella. Tutto quello che voi ragazzi avete visto, tutto quanto la Star Citizen 2.0 che vi daremo tra pochissimo, più le cose che abbiamo fatto visto e che abbiamo realizzato per Squadron 2, tutte le cose che abbiamo fatto che stiamo ancora lavorando e che non abbiamo fatto vedere le forniremo e continueremo a aggiornare su tutto i gruppi. Spero che voi abbiate apprezzato quello che avete visto e stiamo realizzando il gioco che abbiamo di fare, io come tutti quanti gli altri ragazzi del team siamo molto molto concentrati nel nostro lavoro. Grazie per questa dotta, è veramente meravigliosa, dovresti prenderci un primo piano, quindi vieni qui e guardarla da vicino. Ok, adesso si aggiungono al taglio alcuni membri dello staff di Squadron 42, hanno la Squadron 42, quindi probabilmente possiamo rispondere con 42 e il membro di fondo, particolarmente il membro fondatore di Foundry 42. Stanno ringraziando tutti quanti. Dave, la stanno presentando varie persone, Erin, Dave, il produttore di Squadron 42, i direttori e così via. Vabbè, stanno continuando a presentare gente, il direttore critico e così via. Questa qua è il designer, non ho capito il nome, e dietro c'è... persone che tanti anni fa erano qui quando hanno creato, quando abbiamo fondato Foundry 42, adesso si sono radunati qui di nuovo. Lui è lead engineer, non ho capito il nome. We grew up together. I've known Phil Hick, I think, since I've been 4 or 5, right? And we have Derek Senior, who's our lead engineer, technical director here. Oh, leader tecnico, 22-23 ingegneri in UK. 22 designer. 32 designer e 35, non ho capito chi. Poi c'è il responsabile del servizio clienti. I think you win, right? Paul, how many artists? E poi responsabile del customer service, e qui è parecchio grosso, e poi è l'unico della Cloud Imperium. Nel team di customer service ci sono soltanto 5 persone. Wow, ecco perché ci mettono così tanto. Una lavora tutta il giorno solo per Mac. No, se n'è andata quella che lavorava solo per Mac. Ne troverà un altro. Questo è bello, stiamo ragionando e continueremo a stare insieme, almeno spero che continueremo a stare insieme in futuro, sia perché ovviamente perché finiamo il gioco, ma anche perché spero che continueremo a stare insieme dopo la fine del gioco. Penso che io mi sono disconnesso, ragazzi, quindi commentate voi per cortesia. L'hanno messo in vendita tutte le navi militari, compresa la Starfighter. Sì, 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 l'hanno detto prima, mettevano in vendita tutte le navi militari. No, l'hanno messo anche separate.
sotto le navi separate. Sì, se vai sotto la Sabre ci sono sotto due navi separate che puoi prendere. Però la Sabre non c'è ancora il prezzo. No. Ah, perché stanno a fare adesso a cantacattocina perché il compleanno ovviamente di Star Citizen. Questo che oggi era iniziata la cosa. Era iniziata la campagna. Ora la presentazione, non mi ricordo. Mamma quanto è stonato. Vabbè, dai. Happy birthday to you. Yeah! Vabbè, la chat dei cose di Twitch comunque è esplosa. Sì. L'unica cosa è che non ha detto ancora nulla di Star Marine. Hanno detto che Star Marine uscirà. Vabbè, da quello che ho capito uscirà. No, uscirà con la 2.0. Con la 2.0 direttamente. Che arriverà tra pochissimo, quindi forse verso la fine di ottobre, come avevano detto prima. Allora, spegnete le ste candele che vi va la cera addosso. Bella sta volta. In chat c'è chi dice il contrario, che fa cagare. Vabbè, piace. No, hanno dato delle date soltanto 2016, squadra un 42, quindi boh. E... la porta più squalida della storia. E coso? E hanno detto che fra pochissimo uscirà Star Citizen 2.0. Sai cosa? Non uscirà Star Marine, della torta. Star Marine non uscirà prima de... non uscirà con 1.3, uscirà direttamente Star Citizen 2.0, che uscirà tra brevissimo, quindi forse si pensa verso fine... Ma con Star Marine? Detto prima. Con Star Marine 2.0? Sì, esce tutto quanto insieme, mettono in mezzo tutto quanto, direttamente. Vabbè, stream concluso. Ragazzi, io scusate ma devo andare un attimo al bagno perché non ce la faccio più. Io per chi rimane faremo l'after hour, nel senso continueremo a discutere di Star Marine, di quanto visto, a parlare, a discutere, e poi vi ricordo lunedì 5 ottobre. Lunedì 12 ottobre alle 9:30 ci ritroveremo nuovamente qui per discutere di quanto più nel dettaglio, quindi parleremo, avremo le informazioni più ben raccolte, più precise, eccetera eccetera, riguardo quanto visto, e ne riparleremo nuovamente. Adesso ne parleremo, diciamo, in termini così colloquiali. Per lunedì vedrò di avere tutte quante le informazioni che ci servono per affrontare la discussione in maniera più organica. Vi ricordo poi, perché ci sarà anche il 14 a questo punto, se non escono patch, se esce la patch 1.3 della prossima settimana, il 15 adesso vedremo, ci sarà la serata di gioco comunitaria, ovviamente sull'Arena Commander, perché Star Marine non uscirà prima di Star Citizen 2.0, che dovrebbe essere previsto per fine ottobre, inizio novembre, che è l'unica data che era stata data, oggi non sono state date date precise. Sì, sarà uscirà più tardi, ma sarà una cosa enorme. Sarà una cosa veramente. Allora, fatemi leggere un attimo la chat. Allora, sì, vi ripeto: Star Citizen 1.3 uscirà la prossima settimana, non si sa quando, e non conterrà Star Marine. Non si sa quando la prossima settimana. Hanno detto la prossima settimana. Non ho capito, aspetta, ripeto. Allora, Star Citizen 1.3 non conterrà Star Marine, almeno non avrà Star Marine abilitato, uscirà la prossima settimana. Ah, ok. Almeno così hanno detto. Hanno tutta una serie di miglioramenti grafici di preparazione per la 2.0. In realtà probabilmente ci sarà Star Marine, ma non sarà abilitato, perché ormai Star Marine c'è nella build di sviluppo. Sta lì. Il codice, tutti i collegamenti del codice ci saranno, forse ci mancherà la struttura di base, cioè il nucleo che gestirà Star Marine, per non permettere a nessuno di fare un workaround e giocarci comunque. Però comunque sia, ci saranno le basi. Scusa Paolo, sto riassumendo in chat. Allora, 1.3 nei prossimi giorni senza Star Marine. Senza 2.0. Star Marine. 2.0 hanno detto a brevissimo. L'unica data che hanno mai dato, la data Chris Roberts, è stata qualche settimana fa, e diceva fine ottobre, inizio novembre. Quindi Star Citizen 2.0, fine ottobre, barra, inizio novembre, con Crusader, mappa del grande mondo, multiequipaggio, FPS,
tutto quello che avete visto oggi, quindi missioni, combattimenti PvP o PvE con AI o con altri giocatori, varie zone da ispezionare, varie zone in cui andare e girare, ci saranno le piattaforme che avete visto oggi, ci saranno le stazioni che avete visto oggi e dopo hanno detto anche altre in più, perché hanno detto ad esempio ci sono tre lune e ciascuna una stazione, però abbiamo visto una stazione sola, quindi ci sarà molta più roba. I relay, le sonde che gestiranno le comunicazioni, che sono poi quella cosa che sono andati a riparare all'inizio, a un certo punto durante quella presentazione, quella demo, ce ne saranno tre, quindi non una ma tre. Però comunque sì, il sistema sarà limitato soltanto a Stanton, non si potrà ancora andare fuori. Quindi Star Citizen 2.0 conterrà tutto quello che stavamo aspettando, molto equipaggio, FPS, eccetera, eccetera, e anno prossimo, non si sa quando, Squadron 42. Questo è quanto, ragazzi, scusate se a un certo punto sono iniziato a diventare poco comprensibile, casinato, eccetera, eccetera, ma la stanchezza la sentiamo tutti. Vabbè, ringraziamo Paolo per la traduzione, per la conduzione della serata. Allora, ragazzi, grazie, lavorone, complimenti. Adesso, per chi rimane, continuiamo a discutere di quanto visto, ovviamente poi ne faremo più nel dettaglio, meglio, lunedì. Io adesso devo fare un attimo di pausa perché devo andare assolutamente al bagno e devo mangiare qualcosa, scusate. Vai tranquillo. Ma vai tra poco. questo vale ringraziamo anche, voi che, anche... che state sul canale Twitch, ragazzi. Se volete venire o se volete continuare a seguirci e farci delle domande, perché magari non avete capito qualcosa, perché magari se non sono stato chiaro io, perché per tradurre in tempo reale ho dovuto parlare molto velocemente e non sempre riuscivo a star dietro, purtroppo. Se volete... rimanete, continuate a seguirci qui, perché tanto io sicuramente rimarrò, qualcun altro sicuramente rimarrà e continueremo a parlare. Quindi o su TTS e sarà una riunione aperta a tutti, quindi ragazzi, domande, opinioni, eccetera, eccetera, si chiacchiera, oppure lì direttamente sul canale Twitch ci fate delle domande. Io adesso faccio 5 minuti di break perché devo andare al bagno e devo mangiare qualcosa. Scusate, a tra poco. Vai tranquillo. A dopo. Ciao. Vai, a dopo. Volevo ringraziare, scusa un attimo, volevo anche ringraziare Andrea che ha gestito il canale Twitch. Come sempre, male. Malissimo. Ale che ha gestito la chat di Twitch, ha riportato le domande, e a Gianluca che ha come sempre risposto alle domande tecniche più complesse, e a tutti quelli che sono stati con noi. Siamo arrivati a una trentina di persone qua in TS, una quarantina su Twitch. Spero che sia piaciuto a tutti. Ovviamente alla prossima evento saremo ancora tutti. Ricordo... Ti c'è un po' di energia, ragazzo mio. Ricordo ancora che la settimana prossima, lunedì sera, ci ritroviamo ancora per discutere della serata appena vista, dei filmati appena visti, eccetera, eccetera. E poi la serata di gioco, mercoledì / giovedì, in TS, e poi andiamo a darci le mazzut. Le mazzut, proprio. Dicevo che la Sabre adesso è a $170, mi lo dà. Grazie. Sì, è $500 il pacchetto con tutte le navi. E ora liberiamo le scimmie. Sottofondo. Sì, è già dato. Io sto già facendo. Ma io per adesso mi fermo a tre navi, se non mi ammazzo. Cosa di più di vuoto? Vabbè, puoi sempre vedere da quanto tempo nascosto. Prima riesci a fermarti, perché assicuro che c'è gente a cui costa meno il divorzio. Che non... C'è un errore sul sito, $3,050 dice da una parte e $2,500 dice dall'altra. Prendi quello da dove costa 2500. No, quando ci clicchi sopra ti mostra quello da 3050. No, ha fregato. Mi sa che c'è l'IVA inclusa nel 3000, e nel 2000 no. E stesso sito, due pagine differenti. Santa Barbara. Oddio, c'è Mercurian. Oddio. Adesso lo vedi, è tutta la sera che scrive sotto. No, è tutto anche perché, vabbè, non seguendo Paolo che traduceva, poi ovviamente avendo l'inglese e l'italiano sotto non si capiva bene, quindi ho mutato tutto e non sentivo le perle di saggezza di Mac.
Comunque io ho scoperto stasera di aver comprato due Arena Commander Pass. Ah! Uno di scorta se il primo si rompe la chiave. A Rotonda fai tre così aiuti un po' il progetto, sai? Ma che stordito. Ragazzi, voglio una Idris. Una Idris, scusa, ne hai tante. No, anche la Giave non è... Fai della Idris. Vabbè. Io sto cercando, credo che non ci sia ancora. Il problema è che la sera non ci sono mai. Oggi è un caso perché è stata, vabbè, una cosa un po' così, ma... Boh. Si vede prossima volta. Ciao. Alla prossima, ciao a tutti. Sto cercando la demo di della Idris. Non c'è ancora su YouTube. Ah, quello dello Squadron 42, l'intro. Sì, esatto, sì, l'intro di Squadron 42 non la trovo ancora. Perché ci sono tutte le altre, ci sta Squadron 42 con Bishop, è probabile che Rogue, Star Map, tutte, anche l'Alpha una cosa, 0. Una cosa che ha detto Mac se inizia un combattimento mentre stai girando per la nave. Cioè, dentro la Idris, cazzo, prima che riesci a capire dove dove sta, sì, è un casino, sì, perché si è visto quando sono saliti sulla stazione, all'improvviso hanno iniziato a sparare, non sapevano neanche dove stavano arrivando i colpi, quindi, e neanche dove stavano sparando. Infatti, penso anch'io nella Idris, ma l'Idris è il minore problema, perché poi ci sono tante altre navi, anche più grosse della Idris, quindi. Beh, infatti penso che le chiamate ai posti di combattimento sulle navi più grosse dovrei fare per tempo, nel senso 10 minuti prima. sì, credo che forse metteranno, sarebbe cosa intelligente, sai quegli avvisi proprio di allarmi classici che ci sono su tutte le navi militari vere, Sì, se c'è ok. qualcosa. Li metti, però se tu, che ne so, sei comunque dall'altra parte della nave, devi andare all'hangar, magari ci metti 5 minuti correndo, cioè Ah, quello sicuramente, Poi sì, ci c'è metto anche un'altra quella. cosa. Io magari avendola la conoscerò a memoria, ma uno che ci sale sopra e non la conosce bene si perde, Perde, sì, sicuro. ecco. Sì, ma infatti la devi conoscere, cioè, come cavolo fai? Allora, prima di partire, 10 minuti di tour della nave, tutti devono conoscere la nave a memoria prima di partire, addestramento. Tutti dai E timer poi appena caccia la al postano. tesoro. Comunque quelli che staranno nelle postazioni di difesa devono stare lì e basta, perché sennò prima che ci arrivi ti Sì, hanno già fatto quello è fuori. sicuro. Quello è posto, ma sicuro. A meno che le capital ship avranno degli scudi talmente potenti che ti permettono comunque di resistere per un bel po', però non credo, insomma. Beh, ma penso che quelle più grandi abbiano delle torrette automatiche, no? Speriamo. Beh, comunque, sempre se con una Hornet vai a sparare contro una Idris senza missili, mi sa che gli fai poco e niente con lo scudo alzato. Sì. Anche Beh, secondo me sarebbe ci anche vorrebbe. sarebbe logico, insomma. Ma io sto comprando sta nave, ma Fare la che diretta? cazzo? Cosa me ne faccio? Mica compri Niente. ora? Ma no, Ma ma no, no. ma tieni no. nell'hangar, poi non so, poi volendo stamparla o. Allora, la Credo SIM che costa 207 dollari, tradotti la in euro, sono... Quanti cacchio sono? tanti, detto proprio tanti. A me la dà con lo scambio, se do via una nave me la dà che viene 170. Io sto cercando di resettare la pagina, ma vedo che la gente sta tutta quanta sul sito perché non riesco a caricarla. Perché è Sì. molto Stasera lunga sulla carica. fanno 1 milione di dollari sicuro. No, Sto cercando di. volevo andare a vedere pure questo aspetto, ma secondo me l'hanno già su perché erano già Ma 90. quindi cos'è il discorso della droga su Idris? Ero mutato, ma appena ho letto questa cosa sono tornato. Hanno detto qualcosa Cosa? riguardo di pirateria e No, trasporti illegali? era una battuta. No, non sei carica il sito, porca puttana, sei bloccato. Voglio fare il lussold, devo Allora, costa nascondere la droga. 165 euro. Non costa tanto.
la prendo. Ma ci si vede lunedì sera, gna gna. Novità su queste navi, Ale? Mi puoi aggiornare un po'? Allora, hanno fatto vedere la Aegis Sabre, che è una variante della Vanguard, mi pare, giusto? E che è una nave molto carina, della Aegis, e che è un caccia bombardiere grosso col cannone frontale. Questa qui te la faccio vedere, guarda, questa il link della pagina, se riesci a clicare. Diciamo che questa è un po' più snella, un po' più... è più bellina, cioè una bella tracciatura radar più bassa. Tanta simpatica quella nave. E basta, poi vabbè, l'hai sentito tutto il resto, no? C'è, praticamente a breve dovremmo giocare a quello che hai visto nella demo, in sostanza, dove quando quelli sono partiti con la Constellation, sono andati per le varie stazioni spaziali, con relative missioni, ovviamente c'erano anche delle missioni da fare, nella specie c'è dovevi andare a attivare una stazione radio, insomma. E vabbè, poi credo che ci sarà anche l'interazione con i personaggi, che l'ha detto, quindi questo sarà quella, diciamo, il picco grosso che faranno vedere, se spera, fino a ottobre, inizio novembre, e poi da lì probabilmente si dedicheranno alla rifinitura di Squadron 42, che comunque da quello che ho visto mi era abbastanza fatta bene, cioè, a me piaceva già così, poi di glitch sinceramente non è che li ho visti tantissimi, E niente, diciamo, queste sono le cose più importanti. Poi abbiamo fatto vedere la tastiera joystick della Cytec, combinabili, bellissimi tra l'altro, non so quanto costeranno, ma penso più di 300 euro. No? Sì. Sì, no, l'ho visto, mi pare di averlo visto completo. La tastiera. E da se rilasci hanno detto qualcosa? O... No, vabbè, secondo me un ipotetico 200.016. Cioè, vabbè. Qualcosa. A fine 2016, quindi 2017. Non hanno detto fine inizio 2016, 2016 hanno detto. No, te lo dico io. Vabbè, probabilmente sarà fine 2016. Comunque, se è così, se sono messi così bene, alla fine lui ha detto che devono solo rifinire alcune cose. Poi per il resto non mi sembra che abbia detto che non hanno... Oddio, non l'ha neanche accennato, in realtà. Che non hanno finito Squadron 42. Poi, purtroppo dovevo tenere il bambino, quindi ho soltanto potuto vedere lo schermo, ma ho visto che stavano giocando all'FPS. Allora, quello che hai visto prima della demo, l'ho visto dei cristiani che parlavano, quella era Squadron 42 con l'interazione con gli NPC. Sembra che lui, andando in giro per le navi in Squadron 42, interagendo con gli NPC, ci puoi proprio parlare. E la cosa carina, molto bella, che abbiamo visto, è che gli NPC, quando ci parli, ti guardano in faccia. Se ti spostano il volto verso di te. No, cioè, ma ho visto delle scene in cui combattevano e si sparavano. Quella era Star Citizen 2.0, cioè quello che dovremmo giocare noi a fine ottobre. Questo è il video. Inizio novembre, fine ottobre, io mi auguro. Proprio il palco del braccio non potevo... Buonanotte a tutti. Ed è il pacco che comprende tutto, comprende il sistema Stanton, FPS, tante altre piccole cose. Quindi infatti puoi scendere anche su qua, probabilmente potrai scendere. Non vedo l'ora di mettere le mani su fucili, madonna. Potrai scendere anche su alcuni pianeti, tra cui Arcorp. E poi insomma, a questo punto anche i Lynx probabilmente. Dai Ale, compriamoci una fitta di pianeta e costruiamoci una base di armi per la fanteria. No, comunque quello che si è visto è veramente interessante. Io sono rimasto impressionato quando ho visto l'omino che entrava dentro la stazione di controllo del segnali. Ma era enorme rispetto a lui, cioè qualcosa di impressionante, veramente. Si fa veramente impressione vedere quanto è piccolo l'uomo rispetto a quelle robe nello spazio. No, cioè, le dimensioni sono come hanno, come dire, mantenuto le dimensioni reali di certi oggetti, è veramente fatto, veramente bello. Ci giochi così, ne ho visti altri, cioè così, insomma, con queste cose così, però non hanno lo stesso livello grafico, lo stesso dettaglio, la stessa accuratezza, cioè, il confronto sono delle cagatine, cioè, free to play proprio, anche se li fanno pagare. È veramente impressionante, ma poi anche la passeggiata nella Idris in Squadron 42 è qualcosa di impressionante, veramente. Non mi piace, devo essere sincero, non mi piace moltissimo la scelta della risposta per quanto riguarda quello che uno può dire agli NPC, messa così in alto, risposta fissa.
tipo no, 3-4 opzioni. Puoi scegliere un po' come Mass Effect per Dragon Age, solo sì, che è fatto in modo particolare la piazza sopra la testa di Christian. Ma magari non c'è molto. Dopo adesso la rifiniscono, che hanno detto quello che abbiamo visto è solo, diciamo, l'inizio, cioè devono ancora rifinirlo. E ha detto, anzi, Christopher ci ha tenuto a dire che sarà molto, molto, molto più bello di quello che stiamo vedendo adesso. Quindi è quello che abbiamo visto adesso era veramente notevole, almeno per quanto mi riguarda. Poi già il fatto di andare in giro con la Idris, che non si capisce dove stai, perché comunque sembra immensa, veramente bello. Anche quell'hangar è molto bello. Ma perché si è visto l'interno della Idris? Sì, sì, nella demo di Squadron 4 lui è atterrato con un mezzo, diciamo, piccolo della Idris stesso, nell'hangar della Idris dove c'erano due Gladius, una in riparazione e un'altra che poi è partita, e ha interagito con tutti gli NPC. Che parlavano fra di loro gli NPC, tra l'altro. E poi, diciamo, questo personaggio principale NPC ha guidato il PG, quindi il giocatore, verso l'area di briefing con il capitano o il comandante della nave. Niente, nel passaggio di questa cosa è andato per alcune, ha fatto un po' di ponti della Idris, facendo vedere l'Idris come è fatta e come ci sono NPC che interagiscono con la Idris e con gli altri NPC, o anche con te quando ci passi vicino. È veramente, veramente impressionante. Molto, molto bello. Sì, diciamo che non si sono viste tante cose, perché per dire avrei voluto vedere il ponte di comando. Ma non te l'hanno fatto vedere apposta, secondo me. Sì, sì, sì. Anche perché questa cosa l'ha fatta da quello che ha detto, ha fatto vedere così per far vedere che stanno facendo qualcosa, ma in realtà non è che, infatti sul sito non c'è un video così, perché hanno già postato tutti i video di tutto quello che hanno fatto vedere, della Star Map, dell'Alpha, di Star Citizen Alpha 2.0 e tutto il resto. Di questo non c'è traccia ancora, perché è una cosa in esclusiva dell'evento di stasera, capito? Poi ovviamente lo troveremo su YouTube a breve, io me lo auguro, perché me lo vorrei rivedere. Sono già tutti su YouTube. Di quelli principali sì, però di questo non l'ho trovato ancora. È quello della demo della squadra ancora con la Idris. Ah. Se ce l'hai, fai una cortesia, se lo trovi. Se mi capita, non stavo riguardando gli altri due intanto. E poi ha fatto vedere l'intervista con, ragazzi, come si chiama quello? Muso. Mi sfugge il nome adesso. Ricordo, aspetta che vado a cercare. Chiama, dice. Ale, quindi cosa ne pensi in generale? Sei contento? Allora, tu hai visto Star Mario? Te la faccio vedere. Sì, l'ho vista, meraviglioso. No, non in video, sul tuo computer. Ah no, tanto adesso sarà intasatissimo tutto quanto. No, quindi... no, lo puoi vedere, guarda, mo te lo link. Dove facciamo la base? No, vabbè. No, vabbè. C'è uno spam adesso di codici sito. Poi là, ciao Paolo. È qualcosa di impressionante, ragazzi. Sentirete ancora fa casino perché adesso inizio a pappare un pochino. Veramente però... impressionante. Ragazzi, sì. Io. Mi do una dritta su SciTech e probabilmente probabilmente uscirà anche un plugin per far andare i pannelli instrument. È giusto, devono usare il più possibile quello che questa sorta di gallina di uova d'oro che hanno sotto mano. Ho postato tre video, che sono altri miei video, se volete andate a vederli senza impegno, e se volete posso più contattare Saiti, che magari se riusciamo ad avere qualche spuntino, non so, i prezzi, perché vabbè io faccio plugin anche per X-Plane, se so, qualcosa magari si riesce a comprare. Grazie. Se guardate i video non vi spaventate. Più o meno i prezzi su che cifre siamo? Ho provato a mandare le mail mentre stava facendo visto il prototipo, io non l'avevo ancora visto, perché andare là a rivedere di persona sono prezzi esorbitanti.
ti mando le mail, magari mi risponde, magari per la prossima volta che mi collego vi dico qualcosa. Ma non dovrebbe uscire, secondo me, da come la vedo, lo vendono a tocchi, cioè a pezzi, e dovrebbero essere divisi. Se fai conto che sui 120-130 va l'X52. Quando li metti tutti insieme fa un Gundam Wing. Sì, è facile. Ma però, c'è anche il tasto rosso per lanciare il missile nucleare? Penso che sia anche le jet, forse, proprio. Anche le jet. No, quello degli instrument sapevo già qualcosa. No, c'è un tasto con scritto chiama qualcosa. Putin. Però non so. So che hanno fatto anche un accordo con Oculus. Sì, perché mi ricordo che Oculus è stata assorbita, se no andavano avanti lo sfacelo. È stata assorbita da Facebook, se non ricordo male. Sì, però spero che non facciano cazzate come WhatsApp che se la tiene lì, la fa prendere l'applicazione, poi boccia su tutto il resto. Io sto giocando con la Star Map e devo dire che è veramente, veramente bella. Tu il sonoro, le senti il sonoro? Io non lo attivo perché sennò non potevo seguire. Dai Damian, cercaci un pianeta dove poter far base, su. Ma veramente, va bene, veramente va impressionante. lucro, pensa al lucro. Questo già mi piace il nome, vediamo che cos'è. Ma cosa volevo dire? Paolo ci sei ancora? Io sì, ci sono, cicciolina. ma sto mangiando. Okay. Ma cosa faccio con lo streaming? Lo chiudiamo? Non lo so, c'era gente, avevo detto che c'era, se chi voleva seguire poteva farlo da Twitch, però non so quanta gente ci sia ancora effettivamente su Twitch. Ne vedo ancora una quindicina, però conta che ce l'ho io aperto, magari qualcun altro no, ce l'ho io aperto. Basta vedere un attimo chi cosa si decide. Com'è stato lo stream di là dai tuoi? Sì, 99, Ala, Big Balax, Red Pinger, Maniac, Maverick, McCorion. Ci saranno 2-3 persone che non stanno su TS, forse. No, io appena chiuso. Ok, allora diciamo che possiamo. Ragazzi, buonanotte a tutti. Noi continuiamo a chiacchierare su TS perché ormai se ne sono andati così. Se volete unirvi a noi, ci trovate su ts.starcitizenitalia.com. Unitevi a noi e continuate. Buonanotte a tutti gli altri. Buonanotte. Secondo voi, chi è che se ne va? No, stavo perché stiamo guidando lo streaming su Twitch. Quello. Ah, ok. No, dico, quindi secondo voi che avete visto a differenza mia alla conferenza? Tante cose. Il problema è che bisogna. Il fatto è che. Soddisfatti? Sì, io sì. Sì, sì e no, perché è vero che hanno c'ho mostrato un sacco di cose. La stanza. Non hanno dato date. Non hanno dato date. Speravo in qualcosa tipo: ok, settimana prossima, buon download a tutti. Però. Infatti... ma si sono bruciati troppo in passato. Sì. Non vogliono rischiare, hanno paura che poi magari esce qualche cazzo, non la possono tirare fuori e poi si incazzano. Già sono incazzati.